Summit a livello di dirigenziale. Sì. Il problema è che non ci sono i dirigenti. C'è il ristorante, c'è il summit, ma non ci sono i dirigenti. Non ci sono i padroni. Questi qua, anche se fanno 18 summit per 12 ore di fila, possono fare qualcosa. Ma stiamo scherzando! Descriviamo il gol. Cosa vuoi descrivere qua? Beh, eravamo in pubblicità. Vuoi descrivere, guarda che scelta. C'è stata la palla dentro. Vabbè, se no, cioè, sì, sì, descrivi, descrivi, descrivi. Chiesa. Attenzione, Chiesa, occhio. Chiesa, Chiesa, mette una palla d'oro per Ribéry, Ribéry, la sterzata. E gol! No. Correggiamo 0-4. Ci avviciniamo al pronostico. Correggiamo 0-4 invece che 1-4. Ho sbagliato di... Perché l'1 adesso non sai neanche, o te lo segni da solo oppure qua non c'è modo. Che gol! Neanche se gliela metti in porta così. Con le mani. Con le mani non segni. Neanche con le mani. Verdoliva disperato. Ore contate questa volta sì, però il Milan ha accorciato le distanze con Leao, tra l'altro un gran gol di Leao, un'azione solitaria, ha saltato tre uomini in velocità, poi ha depositato la palla in rete, molto bravo Leao, tra l'altro applaudito nella circostanza. È in edicola il nuovo numero di Famiglia Cristiana, il settimanale al servizio della famiglia che garantisce un'informazione onesta e coraggiosa, con articoli, inchieste, approfondimenti, ispirata ai valori essenziali della verità, della giustizia, del rispetto, della dignità di ogni persona. Famiglia Cristiana ha cura di stare sui fatti e di rispondere agli interrogativi sempre nuovi posti dagli scenari della vita e della società. Lo fa con l'attenzione e lo stile dovuto a quel supplemento d'anima che caratterizza da sempre le sue pagine. Anche questa settimana su Famiglia Cristiana, in edicola e nella tua parrocchia. La Tecnostars Formichetti opera da sempre nel campo delle telecomunicazioni per l'installazione di impianti TV digitali terrestri e satellitari. Impianti dedicati con cavi in fibra ottica per portare il mondo televisivo e di internet in tutte le case. Tecnostars di Formichetti, a Milano, in via Benaco 27, zona Corso Lodi. Ah, interviene anche in caso di problemi di ricezione di telefonia cellulare. Siamo noi, siamo noi, i migliori atletisti siamo noi. Con il giornalino la settimana è formato ragazzi. Su ogni numero un mondo di fumetti, giochi, curiosità, giornalismo per ragazzi, rubriche sulla natura, interviste ad attori e cantanti e ai grandi dello sport. Non perdere il giornalino. Chiedilo in edicola o nella tua parrocchia. Creata per la cura del viso e della pelle, la linea 51.3 di Ardex è stata tra le prime a utilizzare la linfa di vite come base delle sue produzioni. La capacità di migliorare la circolazione, di armonizzare la produzione di melanina, di ridurre gli arrossamenti e le macchie della pelle, l'impiego della linfa di vite, dell'acqua di kiwi da coltivazione biologica carica di vitamina C, del ginseng che migliorano la microcircolazione, permettono ai prodotti 51.3 di essere efficaci anti-age. La linea 51.3 è priva di parabeni, di coloranti, OGM, di siliconi e derivati del petrolio. I prodotti non sono testati su animali. Puoi trovare tutta la linea Ardex 51.3 sul sito ardexshop.com. Hai già scoperto il mensile Benessere? Ha un approccio tutto nuovo ai temi della salute. Con Benessere ti prendi cura del tuo corpo, mantieni un equilibrio interiore e vivi in armonia con te e con gli altri. Solo così puoi stare davvero bene sotto tutti i punti di vista. Non perdere il nuovo Benessere, in edicola soli 2,90€. Pamplona è perduta. Faremo tutto il possibile, ma il resto è nelle mani di Dio. E che la tua passione bruci sempre luminosa. In questo tempo del Signore, tu possa incendiare il mondo intero. DVD disponibile in tutte le librerie. Librerie San Paolo e Paoline e su www.sanpaolostore.it.
Gentili signori e signori, amici sportivi, appassionati di motorsport, a tutti voi buonasera, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata, puntata un po' speciale di griglia di partenza. Non ce l'abbiamo fatta a mettere subito Ayrton Senna, abbiamo voluto ritornare in diretta per parlare un po' con voi, anche perché in Formula 1 sono successe cose dopo il cartello che vedete alle mie spalle. Vi ricordate nell'ultima puntata 15 giorni fa, in occasione del Gran Premio d'Australia, proprio il giovedì che precedeva il primo giorno di prove, avevamo fatto questo cartello che sembrava incredibile con tutte le prime gare cancellate. Ora sono una realtà ormai codificata. Sappiamo che salterà anche il Gran Premio d'Olanda, che noi avevamo messo là un po' come potesse essere lui il primo Gran Premio della stagione, ma non sarà così. Purtroppo il problema lo stiamo vivendo quotidianamente, ciascuno di noi relegato nella propria casa. Noi siamo venuti qui, ma lo abbiamo fatto in piena sicurezza, adottando tutti i sistemi che ci consentono di arrivare in piena sicurezza e ritornare nella nostra abitazione in piena sicurezza. Ho pensato, visto che molte cose sono accadute dall'Australia ad oggi in Formula 1, e anche per parlare insieme a voi, perché apriremo ancora una volta il telefono, lo vedete già in sovraimpressione, il 335 7799 299, gli amici, la regista Ambra, il tecnico Salvatore sono lì nella loro postazione e anche loro li ringrazio per il lavoro che stanno facendo per continuare a tenere informati voi. Noi cercheremo di far passare un paio d'ore al limite parlando di Formula 1, parlando della nostra passione, sperando così di uscire un attimino da questa pandemia che effettivamente sta cambiando e non sappiamo ancora quanto cambierà le nostre vite. Per fare tutto in sicurezza, naturalmente, questa sera dobbiamo ringraziare e ci affidiamo ai tecnici di Telenova che faranno tutti i collegamenti con i nostri ospiti, tutti meno uno, perché lo vedo già posizionato nella postazione che abbiamo pensato per lui, Paolo Filisetti. Grazie Paolo per essere con noi. Luigi, è praticamente qui a Telenova, ma è distante da me in un altro studio. Ciao Paolo. Ciao Luigi e saluto tutti i nostri telespettatori. Guarda, sembri quasi, che ne so, a Singapore, sul Marina Bay. Esattamente, vedo lo sfondo dietro di me, sono al Marina Bay Sands con davanti la piscina. Voi non lo sapete, ma io sono lì. Ok, al numero di telefono che vedete in sovrappressione, cari amici, potrete mandare comunque tutte le vostre domande che noi faremo di volta in volta agli ospiti che avremo questa sera. Abbiamo provato i collegamenti, eccolo qui il primo e lo ringrazio, Umberto Zappelloni. Grazie Umberto per essere con noi questa sera. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Allora, collaboratore del giornale, ma Top Speed sta andando a tutta, perché è saltato, diciamo, anche il collegamento televisivo per una settimana. Sono i siti, sono i social che in questo momento stanno andando per la maggiore. Anche tu hai questa sensazione, Umberto? Sì, assolutamente, perché sai, la gente stando in casa ha più tempo per navigare, ha più tempo per curiosare su internet e sui social e andare a informarsi non soltanto di ciò che ci preoccupa, ma anche magari dedicare un po' di ore a quelle che sono le cose che ci fanno piacere, le nostre passioni. La Formula 1 è sicuramente, oltre che la nostra passione, la passione di tanti altri italiani, quindi magari vanno a cercare informazioni su quel che sarà di questo mondiale che non partirà o partirà chissà quando, insomma, perché tutto ci fa pensare, certo, che il mondiale ormai e difficilmente riuscirà a partire fino a giugno, se non addirittura a luglio. Insomma, diciamo che si sta allontanando molto la possibilità di vedere la prima gara e di divertirci con i motori, per cui dobbiamo parlarne e magari curiosare in giro. Insomma, abbiamo visto che molti piloti si sono dati da fare con le gare virtuali domenica scorsa, vedremo quelle della moto domenica questa al Mugello. Insomma, è qualcosa che può cercare di dare delle ore di divertimento agli appassionati chiusi in casa. Senti, ma stiamo cercando di capire quanto sta soffrendo il Mondiale di Formula 1, un circus che da una parte ha sempre espresso la massima espressione, la massima consistenza in termini proprio economici, addirittura con spese che andavano al di là del giustificato. Però in questo contesto, dentro il circus, ci sono anche delle realtà che sappiamo viaggiavano con il fiato sospeso. Vedi ad esempio la Williams.
cosa, quale realtà si sta abbattendo sul circus della Formula 1 o sono tutti comunque in tranquillità per il momento? No, no, credo che ci siano due o tre team che possano rischiare veramente grosso, perché sappiamo che ci sono due o tre team che hanno dei contratti di sponsorizzazione legati alla presenza ad ogni gara e che addirittura ricevono i soldi dopo che hanno fatto un certo numero di gare e non in anticipo. Quindi voi capite che una squadra di Formula 1 che ha dovuto comunque investire milioni di euro per preparare la nuova macchina, per andare alle prime prove in Australia, però continua a non incassare perché molti sponsor non pagheranno fino a che non parteciperà alla prima gara, fino a che non partirà la prima gara. Quindi per questo credo che la Ferrari alla fine, che avrebbe potuto con il suo diritto di veto imporsi e cambiare subito le regole dalla prossima stagione come era previsto, ha fatto prevalere il buon senso, il senso della formula, di salvare la Formula 1 e non soltanto pensare a se stessa, quindi molto altruismo e non l'egoismo che magari qualcun altro potrebbe aver avuto, perché ha accettato che le regole 2021 venissero portate al 2022. Perché? Perché molte squadre non ce l'avrebbero mai fatta, tornando in pista metti a giugno o a luglio, a andare in parallelo con lo sviluppo rivoluzionario delle nuove regole e con lo sviluppo della macchina per la stagione in corso. Una cosa sarebbe stata con un mondiale partito a marzo in Australia e quindi arrivare dopo 6-7 mesi di gare a potersi dedicare alla nuova macchina, un'altra cosa è doversi dedicare a una stagione che parte e a una nuova stagione con regole completamente nuove. Quindi è stato giusto accettare di rinviare al 2022 tutte le rivoluzioni che poi magari Paolo ci spiegherà un'altra volta. Ecco, Umberto, stiamo capendo che questa pandemia del coronavirus, del Covid-19, cambierà molto probabilmente le nostre abitudini e la nostra vita in futuro, lo stanno dicendo tutti praticamente, sta colpendo praticamente tutto il mondo. Come e secondo te cambierà, se cambierà, il mondiale di Formula 1? La Formula 1 potrà cambiare, ma più che la Formula 1, il motorsport come potrebbe cambiare? Che tipo di motorsport ne uscirà se dovremmo posticiparci alla prima gara a luglio, ad esempio? Sai, ma magari io credo un motorsport un po' più sostenibile, perché le grandi case automobilistiche stanno andando incontro a delle perdite finanziarie importanti, perché la produzione è ferma in quasi tutto il mondo. Le vendite sono ferme in quasi tutto il mondo, il mercato auto italiano, se andrà certo bene, riuscirà a vendere 1,5 milioni di auto, non 2 milioni, e così succederà in tutto il mondo, perché oggi chi è che va soltanto a pensare, magari va a divertirsi a vedere una macchina su un sito, però non credo che vada a comprarla online, anche se qualcuno lo sostiene, è molto difficile, per cui tutti dovranno cercare di risparmiare, per cui la Formula 1, che è il vertice di questo iceberg, la punta di questo iceberg, avrà di conseguenza, vedrà ricadere su di essa dei risparmi che già erano stati imposti da molti costruttori, che erano le prese con la trasformazione della motorizzazione, dalla motorizzazione termica classica alla motorizzazione ibrida elettrica. Quindi ci sarà una Formula 1, credo, più sostenibile. E poi credo che ci potrebbe essere un nuovo modo di usufruire dello sport da parte degli spettatori, perché io non mi vedo gli spettatori correre in un palazzetto, correre in uno stadio, a riempirlo al massimo della sua capienza una volta che finirà per noi l'obbligo di restare in casa, perché ci sarà un po' di cautela nel muoversi, ci sarà un po' di cautela nell'andare nei posti affollati. Ecco, io spero che a settembre, quando dovrebbe esserci in calendario il Gran Premio d'Italia, quella che sarà una prima conseguenza sarà ormai sparita e le nostre atteggiamenti torneranno ad essere quelle di un tempo, però io credo che continueremo a vedere molta gente in giro con la mascherina anche una volta che avremo libertà di, vedremo che la promiscuità a cui eravamo abituati forse cambierà un po'. Per un po' di tempo credo che resteremo un po' ingabbiati dal comportamento e dalla paura che molti hanno avuto in questo periodo. Quali sono i rischi che dovrà affrontare Liberty Media nel prossimo futuro, visto e considerato che ne stanno già parlando, dicono che i guai economici saranno davvero molto molto elevati, qualcuno sostiene anche che Liberty Media potrebbe essere costretta a vendere le proprie quote, visto e considerato che si era indebitata per pagare sostanzialmente i debiti che erano stati acquisiti dalla vendita che aveva fatto Bernie Ecclestone. Tu che cosa sai di questo? Ma
Io devo dire che Liberty Media non si è mossa benissimo in Australia, ma forse è stata presa alla sprovvista, perché la situazione è realmente precipitata nella settimana in cui la Formula 1 si stava spostando là. Però ad esempio il moto mondiale ha reagito in modo decisamente più rapido. Devo dire che tutto lo sport ha reagito in modo molto lento, insomma il calcio ancora peggio della Formula 1, forse soltanto la NBA e il moto mondiale hanno reagito in modo tempestivo all'allarme salute che stava arrivando da tutto il mondo. Liberty Media sta cercando di tenere attaccati gli spettatori in qualche modo, cercando di lavorare molto sui social, cercando di lavorare molto per tenere viva la voglia di Formula 1 che comunque nel mondo c'è. Però sicuramente i grandi guadagni che c'erano dietro a una stagione di Formula 1 quest'anno spariranno e aumenteranno molto i costi, quindi bisognerà rivedere il piano economico di questa stagione, che avrebbe dovuto essere una stagione di festa, perché la stagione del 70° compleanno della Formula 1 erano previste grandi cose e grandi avvenimenti attorno alla data di maggio in cui si celebreranno i 70 anni della Formula 1. Tutto verrà compresso. L'altro giorno Chase ci ha parlato di un mondiale di Formula 1, Chase Carey ci ha parlato di un mondiale di Formula 1 che lui spera comunque di riuscire a fare in 14-16 gare. Ecco, io ti dico che un mondiale di 14-16 gare sarebbe molto accettabile. Io sono cresciuto seguendo la Formula 1 quando il mondiale aveva 16 gare ed era un mondiale comunque lungo, intenso e combattuto. Se vai a vedere la storia della Formula 1 trovi dei campionati del mondo addirittura con soltanto 5 gare più Indianapolis, dove però i team europei non correvano. Ecco, oggi il regolamento impone un mondiale con almeno 8 gare. Io credo che un mondiale a 8-10 gare sarebbe qualcosa di veramente molto povero per come ci siamo abituati in questo periodo. Però oggi credo che sarebbe importante comunque sapere che si potrà tornare in pista a luglio, speriamo, quindi di riuscire ad avere 3-4 mesi di Formula 1 piena, perché vorrebbe dire anche se riparte la Formula 1 vorrebbe dire che noi siamo tornati da un po' di tempo ad avere una vita normale. Questi oggi credo che sia questo quello che poi importa a tutti noi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Vediamo anche nella MotoGP che anche oggi è stato cancellato di fatto la data del Gran Premio di Spagna, e quindi la MotoGP partirà il Gran Premio successivo, nella speranza che si possa fare il Gran Premio successivo. Ma ci è venuta un'idea qui a Griglia di Partenza, e vediamo se c'è un margine di sostenibilità secondo te, Umberto. E se si dovesse, quando si potrà riprendere, senza più fissare forse l'Olanda, forse l'Austria o chi per esso, senza fissare il quando lo deciderà la situazione sanitaria, chiaramente, perché non può essere altrimenti, ma da lì partire e unire le due stagioni, la 2020 e la 2021, e fare chiaramente di tutte e due un'unica stagione, cioè anziché fare una stagione di 7, 8, 10, 12, 13 Gran Premi, farne una da 35-36, con la sosta chiaramente natalizia. È fattibile? Sì, con macchine che non avranno stravolgimenti regolamentari tra questa e la prossima stagione, se non dei grossi interventi aerodinamici, questa è un'idea assolutamente praticabile. Io credo che la Formula 1 nella sua storia non ha mai fatto stagioni che passano da un anno all'altro, anche se ci sono stati nella storia dei Gran Premi che sono cominciati in un anno e sono finiti l'anno dopo, perché ci sono state volte in cui in Australia si sono fatte le prove il 30 e il 31 dicembre, esatto, e si è corsa la gara il primo gennaio, e quindi è capitato un mondiale a cavallo tra due anni. Se si riuscisse a fare, io dico, 14 gare in questo 2020, credo che sarebbe comunque positivo assegnare un titolo quest'anno e un titolo l'anno prossimo. Se si dovesse scendere attorno alle 8 o meno di 8 gare, allora l'idea che proponi tu è un'idea assolutamente interessante, anche perché si potrebbe addirittura arrivare a finire questo campionato in Australia all'inizio dell'anno e poi ripartire dall'Australia con la nuova stagione, quindi abbattendo anche dei costi di trasporto, considerando che magari le macchine non cambieranno così tanto con l'inizio di una nuova stagione in questo senso. Molto spesso in passato si cominciavano le stagioni con le macchine dell'anno prima e poi le nuove macchine arrivavano quando la Formula 1 arrivava in Europa, quindi tutto questo è possibile, ripescando un po' di quello che è successo nella memoria del passato, insomma.
Ecco, nonostante tutto quello che è successo, Helmut Marko continua a sostenere che quando si potrà riprendere, riprenderanno anche le polemiche, sia nei confronti della Mercedes per la questione DAS, sia nei confronti della Ferrari e FIA per quanto riguarda il compromesso trovato dopo l'indagine fatta sui motori. Tu che cosa ne pensi? Bisognerebbe mettere da parte le polemiche e cercare di andare oltre? Questo senza dubbio. Io credo che la polemica attorno ai motori Ferrari sarà molto smorzata per la presa di posizione della Ferrari, che ha accettato di rinviare l'introduzione delle nuove regole, e anche perché la Mercedes ha avuto degli ordini superiori dal suo presidente di cercare di non trascinare la Ferrari nelle polemiche, di non andare avanti in questa polemica tra due grandi case costruttrici, perché insomma FCA con l'accordo con PSA e Mercedes dall'altra parte sono due grandi case in Europa, e quindi continuare a punzecchiarsi in quel modo non avrebbe avuto senso. E credo che da questo punto di vista Toto Wolff abbia ben accolto la richiesta del suo presidente. Dall'altra parte invece credo che il discorso legato al DAS ne parlavo proprio con, dal punto di vista tecnico, con Paolo la scorsa settimana. Uh-huh. Ecco, una volta che sono stati accettati di protrarre il vecchio regolamento, io credo che pensare al DAS consentito anche l'anno 21 sarebbe un po' un'assurdità, visto che era stato legato, però non c'è nulla nel regolamento che lo vieterebbe, perché questo regolamento oggi lo consente, quindi ci dovrebbe essere una postilla del regolamento che dice tutto ok tranne quel dispositivo al volante escogitato e provato dalla Mercedes. Credo che, ma io suppongo che la Ferrari, quando è andata a dare il suo sì alla cosa, abbia anche fatto valere il suo peso da questo punto di vista. Non ci sono certezze in questo senso, perché da Maranello non si sono sbilanciati, però poi dovremmo anche capire qual è il reale vantaggio che questo DAS dà alla Mercedes, perché lo abbiamo visto in poche prove a Barcellona e non abbiamo ancora realmente capito quanto questo DAS dà alle Mercedes. Certo, il fatto che il campionato partirà così tardi consentirà alle squadre, finito questo momento di chiusura forzata, di studiare il DAS, perché sicuramente le altre squadre, adesso avendo un campionato che andrà avanti come minimo fino a metà dicembre, avrebbero il tempo per poterlo provare e metterlo in pista, sempre che si capisca che valga la pena. E appunto questo stavo pensando, nella chiusura forzata, che non sappiamo quanto durerà, potrebbe realizzare, la Ferrari potrebbe realizzarlo in questo periodo. Sì. Gigi, chi ovviamente ne potrà approfittare? Assolutamente, ma parliamo soltanto dei top team, perché parliamo di una spesa comunque di sviluppo enorme, e quindi se parlavamo di team che rischiano addirittura la chiusura non avendo i proventi da questi primi gran premi, una spesa per un dispositivo di questo tipo se la può permettere la Ferrari e al massimo la Red Bull, cioè le squadre che hanno una chance di lottare per il titolo mondiale. Le altre non credo che si imbarcheranno in un esperimento di questo tipo. Senti, quali sono le squadre che secondo te stanno rischiando più di altre questa sosta, se questa sosta dovesse prolungarsi molto nel tempo? Ma sai, sicuramente noi abbiamo la Williams, lo abbiamo detto prima, è una squadra che si stava rimettendo un po' in piedi, la mancava la competitività e mancavano comunque degli sponsor importanti. La stessa Haas è una squadra che certo è parte di un gruppo molto importante, che però avrà delle ripercussioni economiche notevoli anche per il sul mercato dei trasporti in America, e quindi non avendo avuto dei grandi risultati in questi ultimi anni potrebbe avere delle difficoltà. Le altre squadre sono tutte più o meno aiutate dai grandi costruttori, perché l'Alfa Romeo è sicuramente, l'Alfa Romeo Sauber sicuramente un aiuto al gruppo FCA potrebbe averlo, la Force India, che è la Mercedes 2, è forse oggi il team che dal punto di vista finanziario in prospettiva può stare meglio grazie agli investimenti di Mr. Stroll. Per cui mi sembrano quelle due le squadre che oggi possono essere più a rischio, anche per esempio l'Alfa Tauri o la ex Toro Rosso è una costola della Red Bull e non credo che abbia problemi da questo punto di vista. Ecco, nel caso in cui dovesse succedere, cioè venissero a mancare, metti anche un paio di squadre, giustamente la Williams e la Haas, che cosa cambia? Dovrebbe intervenire in quel caso Liberty Media? Ci sono dei contratti che parlano di almeno 20 macchine sulla griglia, no? Dovrebbe intervenire Liberty Media cercando di salvare le squadre o dando la possibilità
agli altri team di schierare la famosa terza vettura che tante volte si è cercato di portare in pista negli ultimi anni e che sarebbe un modo di aumentare il livello sicuramente dei team, perché tu un campionato con tre McLaren, tre Mercedes, tre Ferrari, tre Renault, forse tre Red Bull lo vedresti più piacevolmente di un campionato con due squadre che non lottano per la vittoria, però credo che non sia questa la politica di Liberty Media, che invece voleva cercare di creare un campionato in cui tutti avessero la possibilità di ben figurare. La speranza è che i risparmi fatti rinviando i costi di sviluppo per la prossima stagione e magari qualche aiuto di Liberty Media potrebbe evitare il a queste due squadre di chiudere o di avere delle difficoltà finanziarie. Ma secondo te Liberty Media è sicuramente questo. Secondo te Liberty Media ha davvero le spalle coperte economicamente parlando per poter intervenire nel caso? Questo è assolutamente un altro punto di domanda importante, perché Liberty Media, le azioni del gruppo Liberty Media nelle ultime volte che avevo guardato la borsa statunitense settimane fa non stavano benissimo, avevano perso parecchi denari nell'ultimo periodo, però il business della Formula 1 è un business che abbiamo visto ha molti margini di sviluppo, Liberty Media stava puntando appunto su questo perché c'è tutta una serie di piattaforme di intrattenimento in cui può essere sviluppato, si stava cercando di rendere un campionato sempre più interessante, quindi ha dei margini di sviluppo molto, molto importanti. Questa crisi sicuramente rallenterà qualcosa, però io credo che il futuro possa comunque essere più roseo rispetto a quello di altri sport che magari potrebbero avere delle enormi difficoltà. Quindi secondo te si potrà comunque continuare senza fare un passo indietro importante sotto il profilo dei costi, sotto il profilo delle organizzazioni? No, guarda, quello lo dicevo prima, bisognerà cercare di creare una Formula 1 più sostenibile, quindi cercare di limitare certi sviluppi, cercare di limitare certe trasferte. Non è da escludere che si possa presupporre a un campionato con due soltanto giorni in pista rispetto ai tre di oggi, quindi ridurre le operazioni in pista a soltanto due giorni, quindi ridurre le spese di trasferte in un certo tipo. Certo, gli organizzatori avrebbero un giorno di spettacolo in meno, però sappiamo che il venerdì porta meno gente negli autodromi e ciò che veniva fatto al venerdì con le macchine in pista potrebbe comunque essere fatto con i piloti, che dovrebbero comunque arrivare un giorno prima, questa è un'idea di cui si era parlato in passato per ridurre i costi, fare più gran premi ma fare meno giorni in pista, e poi bisognerà cercare di capire se vale la pena continuare con questa grande investimento nei simulatori e esatto, in tutto ciò che è virtuale, piuttosto che tornare alle vecchie prove in pista, magari con un numero chilometri stabilito, magari sulle stesse piste dove la domenica si è corsa una gara, continuare i due giorni dopo facendo delle prove per lo sviluppo delle vetture, come ad esempio fa il Moto Mondiale molto spesso, perché questo potrebbe portare a ridurre i costi di certi investimenti. Sappiamo che la Ferrari sta lavorando su un nuovo simulatore, sta costruendo un nuovo simulatore a Maranello e sappiamo l'investimento importantissimo che è stato fatto in questo senso, insomma. Assolutamente, assolutamente d'accordo con te, soprattutto quando si parla di simulatori o tapiruran, che sappiamo quanto investono le squadre, quanto hanno investito in passato, e poi nel numero degli addetti per ogni squadra, perché non si può neanche più pensare che si debbano investire migliaia di persone per la costruzione di due monoposto. Sì, appunto, e anche magari dare la possibilità che le parti usate da una scuderia a una stagione possano essere poi vendute e usate da un'altra scuderia la stagione successiva. Insomma, l'esempio della Force India, della Racing Point, che è una Mercedes 2, è abbastanza chiaro, però che la cosa può anche trasformarsi in un business da parte della grande scuderia e di un risparmio di costi da parte della piccola scuderia, è qualcosa da prendere assolutamente in considerazione. Senti, un'ultima domanda, la sosta obbligata dal Covid-19 potrebbe avvantaggiare qualche squadra? Sto parlando ad esempio della Ferrari, che ha sempre dichiarato di avere un decimo e mezzo, due di ritardo sulla preparazione di inizio anno? No, questo credo di no. Questa la sosta obbligata
la Ferrari l'ha anticipata, ma la faranno tutti i team inglesi. La Ferrari tornerà poi probabilmente a lavorare un po' prima, però bisognerà capire quanto sarà agibile la fabbrica, perché adesso è chiusa la Formula 1, ma sono chiuse anche le fabbriche automobilistiche in Italia, e quindi bisogna capire lo sviluppo dell'epidemia per capire quando si potrà tornare a tempo pieno a lavorare a Maranello. Certo, la prima gara del mondiale molto in là può permettere alla Ferrari di lavorare sulla vettura, però credo che oltre alle simulazioni e ai lavori in galleria ci sia bisogno di provare poi le soluzioni in pista per capire che effettivamente che sviluppi danno alla vettura. Però sicuramente avere più tempo con una macchina che andava in un certo senso rivista ha dei vantaggi per chi era più indietro. D'altra parte ce lo racconta quello che è successo nella notte australiana, cioè che c'erano team che volevano correre a tutti i costi in Australia ed erano i team che, guarda caso, erano meglio andati nelle prove invernali perché non volevano perdere quel vantaggio. Ecco, questa è veramente l'ultima domanda che ti pongo, è anche una stagione molto particolare per il rinnovo dei contratti, sappiamo c'è quello di Hamilton, sappiamo c'è quello di Vettel in Ferrari, sappiamo c'è in scadenza anche il contratto di Ricciardo alla Renault, insomma, secondo te questa pausa forzata condizionerà anche il rinnovo dei contratti o lo spostamento dei piloti? E questo io ne sono abbastanza convinto, perché sono convinto che questa pausa, il non cambiare i regolamenti, possa portare i team a congelare la situazione in un certo senso, quindi magari a prolungare soltanto di un anno i contratti a scadenza di questo regolamento. Credo che sarebbe la cosa più sensata, anche per gli stessi piloti, continuare con le vecchie regole fino a che non scadranno nelle squadre in cui sono, quindi Vettel in Ferrari, Hamilton in Mercedes e così via, e poi alla fine del 2021, quando entreranno in vigore la rivoluzione regolamentare, sì, avrebbe quel cambiamento che avremmo intuito, che avremmo pensato esserci alla fine di questa stagione. Anche perché fino adesso, cioè Vettel ha detto voglio aspettare le prime gare per capire, però se le prime gare poi saranno a giugno-luglio, forse a quel tempo si sarà già capito come sarà andata a finire. Per cui credo che questo possa congelare la situazione, magari non con dei contratti lunghissimi come si ha normalmente in Formula 1, cioè di 2-3 anni, ma con dei contratti più brevi credo che sia possibile arrivare ad un congelamento. Poi magari ci sono dei casi, insomma, Raikkonen potrebbe voler smettere alla fine dell'anno perché gli anni sono quello che sono, anche se magari, sai, stando fermo uno non si stanca e non si stufa, però quelli sono casi limiti. Io credo che per i top si potrebbe arrivare ad un congelamento del contratto, per così dire, quindi a un prolungamento con cifre ridotte, perché credo che anche loro, come i calciatori che stanno pensando di ridursi lo stipendio, anche i piloti dovranno pensare di ridurre un po' le loro pretese per i contratti da rifare e però magari restare dove sono. Bene, il nostro tempo è scaduto, io ringrazio Umberto per essere stato con noi, Umberto Zappelloni. Sono io che ringrazio molto voi e chi ha consentito questi collegamenti e questa trasmissione. Buona serata e buon proseguimento con gli altri amici. Grazie, rimaniamo sempre in diretta anche con Top Speed, che tu aggiornerai giorno dopo giorno, vero? Assolutamente, siamo costretti in casa, c'è tempo per fare quello ed altro. Dove raccogli le tue informazioni segrete che poi sono il presente e l'immediato futuro di quello che sta accadendo? Ma sai, sì, qualche telefonata ovviamente, molto lavoro sui siti, però la telefonata con colleghi, amici, qualche addetto ai lavori, si cerca di capire quello che succede, anche se è un momento in cui non si muove tantissimo, però poi si cerca di lavorare anche. Io cerco di andare in questo periodo anche a raccontare molte storie, perché credo che poi in questo momento le notizie non sono tantissime, però raccontare delle belle storie. La settimana scorsa ho ripreso ad esempio la storia di Castellotto, un eroe di Lodi, visto che tanto si parlava di Lodi e di quella zona. C'era l'anniversario, il compleanno di Ayrton Senna, che avrebbe compiuto 60 anni. Insomma, si cerca di legarsi un po' anche a ricorsi storici per raccontare dei personaggi che sennò sarebbero presi e strangolati dall'attualità. Grazie a Umberto Zappelloni, ci sentiamo e ci rivediamo sicuramente presto. Ciao, grazie, e noi andiamo immediatamente in pubblicità, poi andremo a studiare un pochino meglio la parte tecnica, perché abbiamo con noi Paolo Filisetti e andremo appunto con la parte tecnica. E poi attenzione, perché abbiamo anche un collegamento davvero molto interessante con Riccardo Ceccarelli,
Per chi non lo conoscesse, Formula Medicine, che gestisce davvero una quantità di tecnici e piloti che lavorano in Formula 1 davvero straordinaria. L'80% si affida a Formula Medicine e poi andremo oltre. Ci sarà anche, già vedo qui, mi dicono, ma come, manca Oscar Berselli? Ma no, certo che Oscar Berselli c'è, lo vedremo un pochino più avanti nella puntata. È stato davvero impossibilitato a raggiungerci, ma poi vi diciamo anche il perché. Un attimo di pubblicità e ritorniamo subito. Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Siamo Dimensione Bagno, da sempre realizziamo, ristrutturiamo e arrediamo ogni tipo di bagno, con la garanzia di un servizio completo e certificato. Sostituisci la tua vecchia vasca con un nuovo e più funzionale box doccia, usufruendo dei benefici fiscali. Questo è il momento. Dimensione Bagno ti offre un lavoro veloce, preciso e a prezzi convenienti. Per il bagno migliore che tu possa desiderare, scegli Dimensione Bagno, a Pessano con Bornago, sulla statale Gratemelzo e sul web dimensionebagno.it. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere. Demas Milano è un atelier specializzato in abiti da cerimonia per lo sposo, la sposa, i testimoni e gli invitati. Avrete la possibilità di scegliere tra i capi disegnati dai migliori stilisti italiani e internazionali, tra cui Pronovia, Sposa Clara, Pignatelli, Armani, Petrelli, Versace, Lubiam o tra quelli della collezione Demas Privé. Con oltre 6.000 metri quadri di esposizione e 30 anni di esperienza, Demas Milano vi aspetta a Cesano Boscone in via Benedetto Croce 13. Per appuntamenti o informazioni 02 45 86 72 36 sul web www.demas.net. Creata per la cura del viso e della pelle, la linea 51.3 di Ardex è stata tra le prime a utilizzare la linfa di vite come base delle sue produzioni. La capacità di migliorare la circolazione, di armonizzare la produzione di melanina, di ridurre gli arrossamenti e le macchie della pelle, l'impiego della linfa di vite, dell'acqua di kiwi da coltivazione biologica carica di vitamina C, del ginseng che migliorano la microcircolazione, permettono ai prodotti 51.3 di essere efficaci anti-age. La linea 51.3 è priva di parabeni, di coloranti, OGM, di siliconi e derivati del petrolio. I prodotti non sono testati su animali. Puoi trovare tutta la linea Ardex 51.3 sul sito ardexshop.com. Hai già scoperto il mensile Benessere? Ha un approccio tutto nuovo ai temi della salute. Con Benessere ti prendi cura del tuo corpo, mantieni un equilibrio interiore e vivi in armonia con te e con gli altri. Solo così puoi stare davvero bene sotto tutti i punti di vista. Non perdere il nuovo Benessere. In edicola soli 2,90€. Eccoci nuovamente insieme, siamo in diretta dagli studi di Telenova, griglia di partenza. Siamo ritornati per provare a fare dei collegamenti, per provare a tenere viva la nostra passione, a parlare di quello che è il nostro sport, che si è bloccato, si è fermato, ma cerchiamo di capire anche in che modo si è fermato e come stanno reagendo gli addetti ai lavori. Insomma, passiamo una serata un attimino diversa rispetto alle tante, purtroppo, brutte informazioni che ci arrivano, ci sono arrivate anche in questa giornata. È aperto il telefono 335-7799-299 al quale potete fare le domande a chi è collegato con noi, ai nostri ospiti, piuttosto che dare le vostre valutazioni, come già ne sono arrivati tanti e vi ringrazio di questo. Speriamo che fanno il Gran Premio d'Olanda. Ho comprato i biglietti dove il 26 agosto del 79 nacque la febbre della curva Tarzan, questo ci dice Luca. Speriamo davvero che si possa fare quel Gran Premio. Poi un altro messaggio: grazie di esserci, grazie a tutti, ho paura che non vedremo nessuna gara di Formula 1. Franco da Caslano. Franco, spero che questa tua previsione non si avveri, però è possibile tutto naturalmente, staremo a vedere giorno per giorno. Nonostante il coronavirus, il nostro Gran Premio ha il
30%, le H ragazzi, il 30% in più rispetto allo scorso anno. La gente vuole andare avanti, questo ce lo dice Luca. Sì, la voglia è di andare avanti, di vedere le cose con maggiore positività ed ottimismo, e noi cerchiamo di infondere sempre questo stato d'animo. Dunque, se malauguratamente, ma non voglio pensarci, il nostro Gran Premio verrà spostato, la marcia su Roma, sempre Luca mi sembra veramente esagerato. Come siete stati superficiali 3 settimane fa nel valutare la situazione Covid-19, siete estremamente ottimisti che possa evolversi, non vedo... Non vedo la parte finale qui del... non siamo stati superficiali. Noi 3 settimane fa, quando il problema è emerso ed è scoppiato ed ha provocato panico tra tanta gente, non dico tutta, ma tanta gente, ve lo ricordate, l'assalto ai supermercati, la gente che si era impanicata, si era spaventata, avevamo semplicemente detto che questo era un problema da affrontare a viso aperto e giorno dopo giorno lo stiamo affrontando viso aperto, giorno dopo giorno. Certo, non immaginavamo la tragedia che avremmo dovuto affrontare, che stiamo affrontando, ma continuiamo a affrontarlo sempre con lo stesso stato d'animo, ovvero con ottimismo, guardando avanti, ora dopo ora, minuto dopo minuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. E sicuramente, se continuiamo a comportarci come ci stiamo comportando, cioè ciascuno a casa propria, sicuramente ce la faremo, perché noi sicuramente ce la faremo. Quindi l'ottimismo e la positività rimangono tali e quali, e non è superficialità, assolutamente, perché stiamo affrontando queste problematiche davvero con la massima serietà. Ciascuno di noi deve fare la sua parte. E vediamo ancora un messaggio. Buonasera, sono Emanuele da Domodossola, grande solidarietà da parte mia a voi tutti lombardi, anch'io mi sento lombardo, speriamo di vederci presto, sì davvero, speriamo di vederci presto, e noi ci auguriamo che ciò accada davvero prestissimo, anche se questo ci raccontano i dati anche oggi, purtroppo anche questa sera, non ci invitano all'ottimismo immediato nel prossimo futuro, magari un po' più avanti. Ritorniamo però nel contesto della trasmissione, perché vedete con me c'è proprio Paolo Filisetti, anche se sei nell'altro studio. Paolo, abbiamo parlato con Umberto della parte, diciamo così, politica, della situazione politica in Formula 1. Con te volevo un po' capire bene qual è la situazione reale, cioè si è parlato di ferie concesse alle squadre, in che situazione siamo? Siamo fermi perché ci sono le ferie, chi le può fare, chi le ha fatte, chi non le sta facendo, insomma facci capire come sta procedendo a livello regolamentare il mondo della Formula 1 pur bloccato dal Covid-19. Certo, allora indipendentemente dai blocchi, diciamo, sanitari decisi da ciascun governo, quindi quello italiano per quanto riguarda la Ferrari, l'Alfa Tauri, e quello britannico per quanto riguarda tutte le squadre che sono in Gran Bretagna piuttosto che Svizzera per quanto riguarda la Alfa Romeo Sauber, la Formula 1 si è riunita la settimana scorsa e ha deciso appunto di anticipare la pausa estiva obbligatoria a questo mese, ovvero alla parte finale del mese di marzo sino alla fine del mese di aprile. All'interno di questo mese c'è l'obbligo per ciascuna squadra di chiudere tutto lo stabilimento, ma non solo lo stabilimento, quindi non lavorare, quindi neanche effettuare smart working, questo cerchiamo di chiarirlo, per un periodo smart di 3 settimane, cioè il telelavoro, il lavoro a distanza per 3 settimane consecutive. Sì. Cosa vuol dire? Nessun team è obbligato a iniziare contemporaneamente agli altri questo periodo di 3 settimane di chiusura. Ad esempio, la Red Bull inizierà il 28, Racing Point ha iniziato ieri, ovvero il 25, questa chiusura totale. In queste 3 settimane di chiusura, come ho detto, neanche gli ingegneri, anche dotati di computer, sistemi e programmi CAD, non potranno lavorare da casa nel periodo delle, diciamo, ferie obbligatorie, quella della chiusura obbligatoria, che
prima era nel mese di agosto e obbligava le squadre alla chiusura degli stabilimenti e di qualsiasi attività per 2 settimane. Questa chiusura è stata spostata a 3 settimane, incrementata quindi di una e spostata appunto in questo lasso di tempo, cioè bisognerà svolgerla da ora sino alla fine del mese di aprile. Okay. Detto, sì? Ecco, detto ciò, quando ciascuna squadra avrà ovviamente terminato questa fase di ferie obbligate, ovviamente a seconda di quelle che saranno le condizioni di dove si trova la loro sede, potranno o rientrare nello stabilimento se sarà aperto, oppure eseguire solo appunto il lavoro a distanza, quello che abbiamo definito prima smart working. Quindi che cosa potrebbe essere, cosa potrebbe succedere? Che ovviamente l'aspetto di costruzione, realizzazione pratica, sì, di quei, sì, pezzi che dovessero essere progettati nel frattempo dovrà essere o terziarizzata, quindi presso dei fornitori che si trovino magari in condizione invece di apertura delle loro fabbriche, piuttosto che attendere invece il momento in cui le factory potranno essere aperte nelle rispettive sedi. Ecco, ma che libertà di lavoro c'è tecnicamente parlando a livello regolamentare? Cioè la Ferrari che cosa può fare? La Mercedes che cosa può fare? Chi si è trovato in difficoltà nei test di Barcellona e ha capito dove poter lavorare? Può lavorare a 360 gradi o ci sono limitazioni? No, allora, in questo momento, stante appunto quelli che abbiamo detto, i limiti relativi appunto a queste pause obbligatorie, puoi lavorare a 360 gradi. Addirittura per quanto riguarda le power unit, cerchiamo di intenderci, poiché queste power unit non hanno fatto mezzo giro uscendo dai box di Melbourne per le prove libere, quindi non si sono disputate le prove libere, non sono power unit omologate. Vuol dire che, ammettiamo, se la Ferrari piuttosto che la Mercedes volesse, e chiaramente ci fosse anche un tempo adeguatamente cospicuo per poterlo fare, riprogettare completamente la propria power unit e ripresentarsi al primo Gran Premio quando questo avverrà, lo potrà fare. Praticamente sarà un nuovo step 1, un nuovo step 0, perché di fatto le power unit non sono state ancora omologate, perché il regolamento sancisce che vengono omologate nel momento in cui escono dal box per la prima volta. Ok, okay. Secondo te, Paolo, dove sono, qual è l'orientamento FIA e Liberty Media per piazzare il primo Gran Premio, realisticamente parlando, ad oggi? Perché la MotoGP ha cancellato la Spagna, che era posizionata nel mese di maggio. In Formula 1 dove si sta guardando? Beh, in Formula 1 si sta guardando, diciamo, più probabilmente alla fine di giugno o all'inizio di luglio. Io dico fine di giugno, quindi già sto in un certo senso anticipando, ed è molto forte l'ipotesi che salti il Gran Premio del Canada a Montreal, che è, per il momento è previsto il 14 di giugno, esattamente una settimana dopo quello che è stato posticipato, ma potremmo definire cancellato, Gran Premio dell'Azerbaigian. Ok. E quindi ci sono appunto problemi appunto logistici notevoli, e soprattutto poi con la situazione attuale in Nord America. Certamente il Canada non è nella situazione del virus paragonabile a quella degli Stati Uniti, però è veramente vicino Montreal. Ragioniamo che Montreal è 500 km di distanza da New York, per dare un'idea. Certo. È abbastanza difficile immaginare che si possa organizzare quel Gran Premio. Io me lo auguro, ovviamente, perché come tutti gli appassionati anche mi auguro che si possa iniziare il prima possibile, però penso che la federazione e Liberty Media, che attualmente non stanno ancora dando nessuna informazione precisa su quale possa essere la prima gara, è chiaro che vedono questa situazione in continua evoluzione, ma ritengano anche abbastanza complesso poter organizzare il Gran Premio del Canada. Stiamo a vedere. Allora, arrivano le domande da parte dei nostri telespettatori, arrivano anche domande finalizzate alla tecnica, ne mando in onda una. Arriva da Treviso, Roberto da Treviso chiede, è vero che la SF1000 usa un sistema simile al DAS? Che risposta possiamo dare a Roberto da Treviso, Paolo?
Allora, la SF1000 non utilizza un sistema simile al DAS, si parla di una, diciamo, di una scatola dello sterzo che in realtà controlla l'angolo di Ackermann, che adesso non sto a descrivere, che comunque è l'angolo che si viene a formare tra le due ruote quando in curva hanno una, come si potrebbe definire, angolazione della convergenza aperta. L'angolo di Ackermann adesso non voglio scendere troppo nel tecnicismo, è quello che si viene a generare dai due diversi raggi, quello interno, vale a dire che fa meno strada, usiamo questo termine molto semplice, la ruota interna, mentre ha una traiettoria molto più larga, con un angolo molto più aperto, quello esterno. Sì, questo sistema è già stato adottato sulla SF90 nella parte finale della stagione 2019 ed è attualmente già presente sulla SF1000. Non è quindi nulla di particolare, è un qualcosa che già Mercedes aveva, però come ben sappiamo ci sono stati nel corso degli ultimi due anni, ma come accade sempre in Formula 1, vari travasi di tecnici tra un team e l'altro, e quindi questo è già un elemento disponibile sulla SF1000. Non è comunque il DAS agisce in maniera sostanzialmente diversa. Bene, abbiamo dato questa risposta, voi continuate a fare le vostre domande oppure le considerazioni sul periodo che stiamo vivendo. Noi andiamo un attimo in pubblicità, quando ritorniamo troveremo con noi, speriamo, nel collegamento da Viareggio il dottor Riccardo Ceccarelli, con lui parleremo di piloti. Se avete una casa di 80/120 metri quadrati, questa è la stufa ideale, anch'essa tutta costruita in Italia, 4 stelle, tutte le istruzioni in italiano. Pensate, questa stufa ha un costo di 1.770 euro, però grazie al nostro incentivo di 1.743 euro, quest'oggi questa stufa, grazie alla riqualificazione energetica, grazie al contributo, vi costerà 27 euro. Ma vi rendete conto? 27 euro! Non comperate neanche la guarnizione di questa stufa. Quindi, rapidi al telefono, chiamate subito il numero che compare in sovrimpressione e approfittate di questa grande opportunità che Green Stove Europa quest'oggi ha preparato per i fortunati amici che sono davanti al teleschermo quest'oggi. Mai più sarà possibile avere una stufa di grandi dimensioni, costruita in Italia, 4 stelle a 27 euro. Fate chiamare subito il numero che compare in sovrimpressione e prenotate questa stufa grandiosa a un costo che non sta né in cielo né in terra. Sotto le 3 stelle assolutamente non è più possibile utilizzare stufe a pellet di vecchia generazione, perché purtroppo danno tantissime emissioni di PM10, camini a legna, stufe a legna e tutti i camini aperti, quindi questi prodotti assolutamente non potete più accenderli perché sono fonte di inquinamento. Poi veniamo noi, ve li rottamiamo e vi diamo una nuova stufa di ultima generazione ad altissima efficienza e da bassissime emissioni. È in edicola il nuovo numero di Famiglia Cristiana, il settimanale al servizio della famiglia che garantisce un'informazione onesta e coraggiosa, con articoli, inchieste, approfondimenti, ispirata ai valori essenziali della verità, della giustizia, del rispetto, della dignità di ogni persona. Famiglia Cristiana ha cura di stare sui fatti e di rispondere agli interrogativi sempre nuovi posti dagli scenari della vita e della società. Lo fa con l'attenzione e lo stile dovuto a quel supplemento d'anima che caratterizza da sempre le sue pagine. Anche questa settimana su Famiglia Cristiana, in edicola nella tua parrocchia. Eccoci nuovamente insieme, griglia di partenza, siamo in diretta e questa volta siamo con Riccardo Ceccarelli, il dottor Riccardo Ceccarelli, che gli amici di Griglia di Partenza hanno avuto occasione e modo di conoscere, perché più volte è venuto a Griglia, anche se era un po' di tempo che mancava. Perché? Perché il lavoro di Formula Medicine è diventato davvero internazionale, a respiro internazionale, serve praticamente tutta la Formula 1, non solo i piloti ma anche i tecnici e non solo
solo nel mondo dello sport, ma anche nel mondo delle grandi aziende e supporta il management di grandi aziende. Insomma, Riccardo Ceccarelli lo troviamo là, nella sua Viareggio e nel suo studio. Lo ringraziamo per aver accettato il collegamento con noi. Guarda, la prima domanda, Riccardo, che arriva è proprio di un telespettatore e parla di piloti, perché ci siamo lasciati dicendo ritorneremo parlando di piloti, e subito c'è Giuseppe da Milano che dice: scusate, ma secondo voi, lo mando in onda, eccolo lì, secondo voi l'ingaggio dei piloti verrà pagato per intero? Giuseppe da Milano, che cosa possiamo dire nel merito, anche se Formula Medici non ha un pilota sotto contratto direttamente? Intanto buonasera Gigi, buonasera Paolo e buonasera a tutti gli ascoltatori. E beh, prima di tutto io mi sto preoccupando se verrà pagato l'ingaggio dei medici, che in questo momento è la mia priorità. Ah, però, certo. A parte gli scherzi, è un bel problema, è un bel dubbio, perché è ovvio che tutto il mondo dello sport in generale, quello dell'automobilismo in particolare, avrà un serio danno economico dagli organizzatori ai team, e quindi è possibile che nasca una proposta di ridimensionare lo stipendio dei piloti in base a quella che sarà la stagione, riproporzionarlo. Questo non è da escludere. Per ora non è ancora trapelato niente, io non ho sentito niente in merito, però è forse un'opzione che non può essere esclusa. Ecco, ti abbiamo chiamato sostanzialmente per farti una domanda, una delle domande che ti faremo, ma la centrale di questa sera è chiaramente: un pilota che dall'ultimo Gran Premio di Abu Dhabi affronta l'inverno con un percorso di allenamento psicofisico scalettato per arrivare ai test di Barcellona e soprattutto alla prima gara di Melbourne perfettamente nelle condizioni ideali. Ebbene, ora si trova a dover continuare un percorso di preparazione senza una data finale. Voi che siete immersi in questo specifico argomento, che preparate sotto il profilo atletico e psicofisico i piloti, cosa stanno facendo in questo momento e come dovranno lavorare per cercare di mantenere elevato il tasso di concentrazione psicofisica? E qui, anche questa è una bella domanda. Ci troviamo di fronte a uno scenario mai visto prima d'ora, quindi è anche difficile descrivere certe situazioni. E io credo che ci sia purtroppo tanta difformità, perché pensiamo al fatto che magari qualcuno vive in un appartamento in posti dove non puoi uscire, quindi la libertà è privata, come se tu fossi agli arresti domiciliari. Sappiamo, certo, che gli arresti domiciliari sono psicologicamente un grande stress, figuriamoci per un giovane, un atleta abituato a viaggiare per il mondo e a muoversi freneticamente. E è il caso per esempio di Charles Leclerc e Robert Kubica, che sono a Monte Carlo nel loro appartamento, e magari qualcun altro vive in posti dove ancora non ci sono delle leggi così, dei decreti così restrittivi, e magari ha una villa grande con giardino e quindi può dare più sfogo alla sua energia. Quindi sicuramente c'è tanta difformità. Io so che in linea di massima tutti si sono creati una piccola palestra in casa e eseguono dei circuit training, la maggior parte hanno dei rulli, perché ormai quella dei rulli per le biciclette è diventata anche un po' una moda. Robert ad esempio è quasi ormai un ciclista semiprofessionista, e Charles ha una cyclette, quindi possono continuare a fare un certo tipo di lavoro aerobico, con i pesi e con gli elastici possono allenare il collo, hanno i simulatori e quindi possono allenarsi mentalmente, però è un disagio. Io ho parlato oggi con Danilo Petrucci, che anche lui ha ricevuto i suoi rulli, li ha ordinati subito, perché altrimenti non poteva continuare a mantenere il suo stato di forma, abituato com'è a andare tanto in bicicletta, però iniziano ora. Cosa sarà tra un mese? O se questo stato di cose continua per due mesi, come sarà l'equilibrio psicologico, la motivazione? Quindi questo è un bel quesito, e sicuramente chi è più forte di testa in questo caso lo dimostrerà.
Ecco, mantenere la forza mentale. Voi avete fatto uno studio e sapete dare una preparazione specifica a questo segmento particolare, vero? Sì, certo. Noi negli ultimi anni abbiamo intensificato, abbiamo prima scoperto quanto è importante l'equilibrio mentale, la forza mentale in un pilota. Anche noi fino a un po' di anni fa non l'avevamo quantificato, ora l'abbiamo dimostrato scientificamente e quindi abbiamo intensificato gli studi e stiamo lavorando soprattutto su questa parte, perché la condizione fisica è facile da raggiungere, onestamente, per un pilota che abbia un minimo di disponibilità e di volontà a lavorare non è così difficile, però quell'ultimo mantenere un ritmo da qualifica per una gara non è più una questione di collo, non è più una questione di muscoli, è una questione di rendimento mentale, di rendimento cerebrale, e questo fa la differenza tra i campioni e i quasi campioni. Quindi noi stiamo lavorando tanto in maniera sofisticata su queste cose, con strumenti creati apposta, addirittura noi mettiamo al banco il cervello dei piloti, cioè noi gli misuriamo i cavalli e quanta benzina consumano con i nostri strumenti, e quindi lavoriamo proprio per aumentare i cavalli e diminuire la benzina. Però è un lavoro che viene fatto in un ambiente rilassante, in mezzo a tanti altri piloti, dove si svolgono anche competizioni, dove c'è tempo di fare analisi, dove c'è anche un'integrazione tra noi e loro. E continuare questo al chiuso di quattro mura non è facile. Noi abbiamo provato a dare un po' di indicazioni, di disposizioni, ma non è facile. Quindi effettivamente io purtroppo sono un po' preoccupato che questa situazione duri più di quello che ci immaginiamo in questo momento. Sentivo parlare di eventuale ritorno alle corse fine giugno, primi di luglio. Io comincio ad avere dei dubbi e spero di sbagliarmi, ma comincio già a guardare ad agosto. Quindi se questo stato di cose si protrae, sicuramente per i piloti non sarà facile arrivare in una buona condizione psicofisica. Ecco, proprio come medico volevo chiederti, questa era praticamente l'ultima mia domanda di questa sera, volevo chiederti una previsione, che cosa potrà, nessuno oggi può dire quando potremo ritornare alla normalità, ma quali saranno i segnali che ci faranno capire che la normalità non è più così distante come in questo momento, ad esempio? Ma vedi, io con i miei colleghi di Formula Medicine stiamo monitorando le curve di tutti i principali paesi, le curve della epidemiologica, dell'infezione, della diffusione dell'infezione, e dobbiamo guardare la Cina, che non sono ancora tornati alla vita normale, cominciano adesso ad avere un po' di riaperture, ma non sono tornati alla vita normale, certo, perché alcuni focolai di infezione che sono ancora lì latenti potrebbero rinvigorirsi, quindi sono passati 3 mesi, ma probabilmente ne sono passati 4, se non qualcosa di più. Quindi da noi assumiamo che sia iniziato verso fine febbraio, quindi se mettiamo 4 mesi e non siamo ancora alla normalità, arriviamo all'estate e non siamo ancora alla normalità. Ma poi tutti quei paesi che hanno iniziato il ciclo infettivo dopo di noi, quelli che sono in ritardo, tipo l'Inghilterra in ritardo di 2 settimane, finiranno anche loro con 2 settimane di ritardo. E poi l'automobilismo è uno sport mondiale, quindi convergono tecnici, ingegneri, piloti da tutto il mondo, quindi bisogna che questa situazione sia silente in tutto il mondo, non certo soltanto nel nostro paese o in 2 o 3 paesi principali europei. Se mettiamo insieme tutti questi scenari, prima di tutto è impossibile dare una risposta, però si comincia a escludere, a mettere delle crocette. Giugno direi impossibile, luglio non facile, agosto speriamo. Si rischia di partire con il Gran Premio d'Italia? potrebbe anche essere, debutta il campionato di Formula 1 a Monza, sarebbe un po' una novità, ma
Auguriamoci di no, auguriamoci che tutto ciò avvenga prima. Sicuramente nel momento che apriranno i recinti, io credo che sarà una stagione molto compressa. Forse ecco, un continuo back to back. L'ultimissima domanda, sotto questo punto di vista noi questa sera abbiamo lanciato un'idea: se si dovesse partire davvero molto in ritardo ad agosto, a settembre con il Gran Premio d'Italia, è ipotizzabile immaginare non una stagione corta sugli 8 Gran Premi che dicono si possono comunque anche con 8 Gran Premi conquistare il titolo costruttori e piloti, ma fare in modo che la stagione 2020 si leghi alla stagione 2021 ed il campionato sia di 30, 29, 30, 32, 35 gare, quelle che saranno, mettendo insieme le due stagioni. Secondo te è fattibile? Ma io vedo che si stanno verificando degli scenari mai visti prima d'ora, un'Olimpiade che viene spostata di un anno. Chi mai l'avrebbe immaginato? Ah, certo. I campionati europei che vengono spostati, chi mai l'avrebbe immaginato? Quindi in questo momento è veramente tutto è possibile, chi ha più fantasia più ne metta, e onestamente non sarebbe neanche una cosa assurda, un ragionamento assurdo, perché potrebbero essere concentrate le gare nei paesi più caldi, nei paesi che in inverno c'è più caldo, per poter quindi estendere il campionato ed accorciare il tempo tra un campionato e un altro. È chiaro che sarà un extra lavoro per i team, per gli ingegneri, per i meccanici, però alla fine le regole sono uguali per tutti e quindi certo. È sicuramente una condizione plausibile, anche perché, ripeto, gli interessi degli sponsor, gli interessi economici, gli interessi delle televisioni, gli interessi dei circuiti sono tanti, quindi ognuno è un po' come un'azienda che riapre. Un'azienda che riapre ha bisogno subito di far fatturato, ha bisogno di vendere, ha bisogno di produrre, quindi nel momento che l'azienda Formula 1 riapre ha bisogno di vendere il suo prodotto, la sua merce, quindi non è assolutamente un'idea da escludere. Io sarei sicuramente favorevole a un'opzione del genere. Bene, grazie a Riccardo Ceccarelli, a Formula Medicine, in bocca al lupo. Voi siete chiusi naturalmente come tutta Italia. Noi siamo una... Allora, io sto cercando di interpretare, forse sono riuscito a capire un pochino questi decreti. Sì. Noi siamo una struttura sanitaria, perché sì, siamo un centro di medicina dello sport, quindi abbiamo un codice, il famoso, ho scoperto che esiste un codice Ateco, e noi rientriamo in quel codice Ateco 86, per cui in teoria potremmo anche essere aperti, però non svolgendo un servizio necessario, un servizio d'emergenza, abbiamo deciso di chiudere. Però io continuo ad andare nella mia struttura, perché ci sono ancora tante cose che non posso fare come smart work e devo portarle avanti all'interno della mia struttura, quindi stiamo continuando a lavorare sullo sviluppo e quindi quando apriremo saremo ancora più preparati di prima. Bene, questa è veramente una sensazione che dà ottimismo a tutti noi. Grazie Riccardo Ceccarelli, grazie dottore, grazie Formula Medicine. Ci risentiremo prima di ripartire, se sarete disponibili. Sicuramente, grazie a voi, grazie per l'ospitalità. Ciao, buonasera. Grazie, ciao Riccardo. Andiamo immediatamente in pubblicità perché abbiamo subito un altro ospite. Demas Milano è un atelier specializzato in abiti da cerimonia per lo sposo, la sposa, i testimoni e gli invitati. Avrete la possibilità di scegliere tra i capi disegnati dai migliori stilisti italiani e internazionali, tra cui Pronovia, Sposa Clara, Pignatelli, Armani, Petrelli, Versace, Lubiam, o tra quelli della collezione Demas Privé. Con oltre 6.000 metri quadri di esposizione e 30 anni di esperienza, Demas Milano vi aspetta a Cesano Boscone in via Benedetto Croce 13. Per appuntamenti o informazioni 02 45 86 72 36 sul web www.demas.net. Con G-Baby crescere è un'avventura. Sfoglia insieme al tuo bambino il primo giornale della sua vita. Giochi, fiabe, attività, storie, personaggi. G-Baby, in edicola in parrocchia.
Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Siamo Dimensione Bagno, da sempre realizziamo, ristrutturiamo e arrediamo ogni tipo di bagno, con la garanzia di un servizio completo e certificato. Sostituisci la tua vecchia vasca con un nuovo e più funzionale box doccia, usufruendo dei benefici fiscali. Questo è il momento. Dimensione Bagno ti offre un lavoro veloce, preciso e a prezzi convenienti. Per il bagno migliore che tu possa desiderare, scegli Dimensione Bagno, a Pessano con Bornago, sulla statale Gratemelzo e sul web dimensionebagno.it. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere. Ed eccoci nuovamente insieme, facciamo un salto da Viareggio, andiamo a Monte Carlo. Monte Carlo che è rimasta senza il suo Gran Premio e guardatelo, è là, proprio a casa di Alex Caffi. Ciao Alex, come stai? Ah, io per ora sopravvivo, sono vivo e sto bene, dai. Bene, bene, senti, com'è la situazione? Ti ricordi quando avevo questo cartello alle spalle 15 giorni fa, tu mi dicesti, ma qui a Monaco per il momento tutto bene, la gente gira, però io tengo a casa il figlio dalla scuola perché sento come stanno andando le cose in Italia. Adesso come sta la situazione lì a Monte Carlo? Sì, io sono costantemente naturalmente in contatto con Brescia, quindi avendo certo. Uno dei figli che vive là e anche mia sorella con la famiglia, e quindi conoscevo bene questa situazione sin dall'inizio. E beh, la situazione qua tutto sommato non è poi così male, ecco, rispetto a quello che sento e seguo dalle televisioni e quello che mi raccontano appunto dall'Italia, dalla zona, soprattutto appunto come ti dico colpita. Certo. Qui siamo, mi sembra oggi, a un 32-33 casi positivi, fra sì. I quali quello più famoso, che è stato, tra l'altro abbiamo anche il triste primato di avere il primo capo di stato positivo, che è il nostro principe, certo. Esatto. Però sono 35 casi, dei quali mi sembra, adesso non voglio dirti una stupidaggine, ma una quindicina sono in ospedale, gli altri sono a casa sotto osservazione, uno anche già guarito e nessuno grave, insomma, fortunatamente sono morti o cose, diciamo, gravissime per ora non ne sono accadute. Stanno restringendo molto comunque da un punto di vista appunto della circolazione e di quant'altro, giustamente, visto anche l'esperienza appunto italiana, e quindi direi che insomma siamo in casa, ecco, siamo qua, non è che ci si muove. Allora, Alex, mentre eravamo in pubblicità, i nostri amici che ci stanno seguendo da casa continuano a mandare i loro messaggi, le loro richieste e anche le loro considerazioni. C'è una richiesta che dico, guarda caso, abbiamo Alex Caffi perché chi meglio di lui può ricordare, senti cosa dice, un ricordo di due piloti nati oggi che avrebbero meritato molto di più, Pironi e il nostro Elio De Angelis, ce lo dice Fabrizio. Pironi e De Angelis, tu li hai conosciuti? No, io purtroppo no, perché Pironi si è fatto male nell'82 ed Elio è morto nell'86. Sì, è vero. Ed è morto nelle prove di agosto, luglio, adesso non mi ricordo, ma sono state fatte prima del Gran Premio di Monza, comunque sia. E sì. Io ho debuttato nel 86 a Monza a settembre, quindi purtroppo non ho avuto occasione né piacere di poter correre con loro in Formula 1. Essendo comunque loro ed io di generazioni differenti, non ci siamo mai incontrati, proprio non li ho mai avuto l'occasione di poterli conoscere personalmente, chiaramente certo. Li ho seguiti e li conosco da quello che poi le gesta e tutto quello che hanno fatto. È un pensiero su ciascuno di loro, su Pironi? Ma guarda, leggevo proprio oggi, perché a me poi piace tanto la storia della Formula 1 e dell'automobilismo in genere, come tu sai, essendo da grande appassionato, e Pironi secondo me, sai, mi sa tanto di una persona che ha negli ultimi anni della sua vita portato un fardello grande, più grande di lui, se posso dire, perché quello che gli è accaduto nell'82
prima, diciamo, il fatto di Imola, sì, il fatto di Zolder e il fatto di Hockenheim, sono tre appuntamenti della sua vita che secondo me se li è portati veramente come un fardello immenso. Chiaramente gli italiani non lo vedono ancora oggi di buon occhio per quello che era accaduto ad Imola, però io lo reputo un grandissimo pilota, è stato un grande pilota sicuramente. E, sai, come tutti i piloti, poi quando si è lì ci si abbassa la visiera, si cerca di fare del proprio meglio e di vincere. Abbiamo visto poi dopo, negli anni successivi, anche quelli precedenti, tante dispute fra compagni di squadra che sono finite anche molto peggio. E ecco, io crocefiggerlo per quello che aveva, che era, diciamo che è stato un po' crocefisso purtroppo per quello che poi è accaduto a Zolder. Non fosse accaduto a Zolder, probabilmente si sarebbero dimenticati del fatto di Imola tutti quanti. Purtroppo si è portato questo fardello ed è una persona che secondo me ha vissuto probabilmente gli ultimi anni della sua vita prima dell'incidente e poi con lo Fior abbastanza, diciamo, tormentati. Elio De Angelis. Elio invece è stato un grandissimo campione, uno dei primi campioni, diciamo, italiani a poter vincere, a essere protagonista nella Formula 1 dopo, diciamo, i periodi quelli gloriosi di Ascari, quelli più vecchi, se vogliamo. E direi che era un pilota che poteva sicuramente ambire a poter vincere un campionato del mondo. Forse non era il più veloce, però poteva, con l'intelligenza che ha dimostrato di avere comunque anche come persona, come personaggio, sopperire rispetto a tanti altri. E nell'82, se vogliamo anche dirla tutta, insomma, tutto quello che è accaduto in quell'anno l'ha vinto poi un pilota che ha vinto un Gran Premio solo. Quindi certo, che lui ha anche battuto a Zeltweg nella famosa gara in volata che è sì, bellissima. Comunque sono pagine veramente incredibili, a me fanno emozionare, storiche e incancellabili. Alex, non si farà il Gran Premio di Monaco quest'anno? No, più che altro non si farà lo storico, questo che mi, sì, che mi piace. A te interessava sicuramente lo storico, però no, la 70ª edizione salta. No, è incredibile, infatti dagli anni 50 è la prima occasione nella quale salta un Gran Premio importante come questo, se vogliamo, che se ne dica, chiacchierato, criticato, tutto quanto, però poi quando, come leggo appunto in questi giorni, il fatto di non disputarlo dispiace a tutti, perché comunque è un appuntamento importante, al di là che sia anacronistico anche come pista, quello che vogliamo rispetto anche alle Formule 1 di oggi, però già lo dicevano delle mie, quindi voglio dire. Certo. E quindi no, è un grande dispiacere, chiaramente, però il dispiacere prima di tutto viene per quello che sta accadendo, poi chiaramente un premio, adesso stiamo parlando di cose frivole, nel senso che può anche aspettare davanti a tutto quello che sta accadendo. Senti, l'abbiamo chiesto a chi ti ha preceduto, come cambierà, se cambierà, secondo te cambierà questa Formula 1? Che cosa, che quali danni produrrà questa pandemia? Ma quello che sta accadendo produrrà tanti danni e non solo in Formula 1, purtroppo. Sì, sì, chiaramente. E per quel che ci riguarda, il danno lo sta già procurando con il fatto di dover cancellare un sacco, quasi, non dico la metà, ma un terzo a questo punto di Gran Premio, di campionato, se n'è già andato. E come riusciranno poi a incastrare, vedremo. Vedremo cosa succederà anche all'inizio, perché ancora non si sa quando si comincia, tutto sommato. Io credo che cambierà molto quest'anno sicuramente. Poi, una volta riassestato tutto, sì, come appunto ho detto, congelando anche quelli che sono le varie regolamenti per l'anno prossimo, verrà tutto, diciamo, spostato di un anno, ma questo va benissimo. L'importante è riuscire ad iniziare e a finire questo campionato. Questo sarebbe importante, perché significherebbe comunque che tutti saremo per strada, insomma, ecco, e sarebbe finita perlomeno Questa grande disgrazia che ci ha colpito. Tu sei responsabile di una squadra, con la tua squadra fai un campionato che è anche internazionale perché ha un respiro europeo. Come sta andando il vostro calendario e una sosta prolungata potrebbe procurare danni?
Ma allora noi, per quanto riguarda la NASCAR nello specifico, diciamo che non siamo messi tanto male. Allora è un campionato che comunque si disputa su 7 gare, quindi la prima era a 24 di aprile a Valencia, è stata inizialmente già spostata come ultima gara a ottobre e quindi eravamo a posto. Eravamo nel dubbio con la seconda. Fortunatamente la seconda già era stata messa in calendario a giugno, non so se sapevano già qualcosa in NASCAR di cosa sarebbe accaduto, credo di no, però è stata una scelta che poi alla fine si è rivelata anche abbastanza vantaggiosa, perché la seconda doveva essere Brands Hatch a metà giugno, però anche in questi giorni è arrivata appunto una comunicazione che verrà anche quella spostata. Alla fine dovremo partire, se tutto va bene, a fine giugno con la terza gara, che diventerebbe appunto la prima, e Most in Repubblica Ceca. Se così non fosse, verrà spostata anche quella e si partirà direttamente a luglio, a questo punto, sperando che tutto sia naturalmente finito, perché se non finisce a luglio, diciamo che i problemi sarebbero ben più gravi che non quelli di fare un campionato più o meno importante che sia. E, però avendo tenuto anche uno spazio di libertà, diciamo di pausa ad agosto, abbiamo margine per poterle collocare, ecco, quindi non ci preoccupa più di tanto quello, l'importante è riuscire a capire quando partire, poi le altre due gare che eventualmente verranno, se mai verranno, una sì sicuramente è stata posticipata, se anche dovesse far l'altra, di spazio ce n'è. Preoccupa un po' di più il campionato, come sai che siamo impegnati anche con la squadra corse, quella intitolata a mio babbo, San Giorgio Cazzo, sì. Con il campionato mini, il campionato italiano, che poi segue il GP italiano, e anche con i campionati delle motociclette in pista con la Kawasaki 300, e quelli non lo so, perché quelli partivano un attimino prima, ma credo che anche lì, essendo trattandosi di campionati con 7-8 gare all'anno, sai, è anche abbastanza semplice a ricollocarle, non certo. È un grosso problema. Al limite, non so, andremo a fare delle gare ottobre-novembre con le gomme da neve, non so, adesso vediamo come, anche perché poi cambia anche il tempo, quindi magari ci ritroviamo a novembre. E invece Alex, la Formula 1 che ha bisogno di correre più gare in una stagione proprio anche per questioni economiche, l'idea che stiamo lanciando ai nostri ospiti questa sera è quella di, se dovesse partire ad agosto o a settembre con il Gran Premio d'Italia, l'idea di poter collegare la stagione 2020 con quella 2021 è un'eresia o un'ipotesi che potrebbe funzionare secondo te? Cioè, tu intendi collegare e unificare il campionato? Unificare un unico campionato, sì. Un campionato di 30 gare a questo punto. Io personalmente non la vedo una cosa giusta da fare, perché alla fine ci ritroveremo senza un campione del mondo del 2020 e non sarebbe neanche giusto. Se il regolamento dice che minimo 8 gare vanno fatte, io credo che se si riuscisse a partire a luglio-agosto, 8 gare, 10 si riescono a fare comunque, arrivando anche, piuttosto sforando anche a gennaio o febbraio, se vogliamo, nei paesi caldi, ma considerandole sempre gare del campionato del mondo del 2020. Cioè fare partire con delle gare per poi unificare e fare un campione unico, non la reputerei neanche giusta, ecco, dal mio punto di vista. Poi è chiaro che bisogna vedere le organizzazioni, il tempo, riuscire a incastrare tutte queste serie di cose, perché non è semplice, insomma, stiamo parlando di, come anche in Australia, sono partiti, ma come dicevamo nel collegamento che abbiamo fatto l'altra volta per certo. Telefono, sono partite centinaia di persone, spese, cioè tutta una serie di cose di questo tipo, che poi ti ritrovi il venerdì e tornate tutti a casa senza aver fatto nulla, quindi cioè, bisogna ponderare bene questa cosa. Però io preferirei vedere un campionato anche ridotto, ma un campionato del 2020. Del 2020. Anche 8 gare, 10 gare, c'è un campione, è finita lì. Considera che quando correvamo noi ne facevamo 15, non è che ne facevamo 15. Ah, sicuramente, 15, certo. Ci sta un campionato del mondo a 10 gare, insomma, 8-10 gare, quindi preferirei vederlo così. Poi, bene, Alex, grazie per il tuo intervento e ti rompiamo ancora le scatole lì in casa tua prossimamente. Ma non ho grossi impegni, ragazzi. Sì, ci crediamo. A questo punto non avrai grossi impegni. Non ho grossi impegni, poi dopo magari non lo so, spero che di essere magari da voi, ecco, di venire io a trovarmi. È la nostra speranza, è la nostra speranza. Grazie Alex. Andiamo un attimo in pubblicità, abbiamo un altro ospite. Dema
Demas Milano è un atelier specializzato in abiti da cerimonia per lo sposo, la sposa, i testimoni e gli invitati. Avrete la possibilità di scegliere tra i capi disegnati dai migliori stilisti italiani e internazionali, tra cui Pronovia, Sposa Clarà, Pignatelli, Armani, Petrelli, Versace, Lubiam o tra quelli della collezione Demas Privé. Con oltre 6.000 metri quadri di esposizione e 30 anni di esperienza, Demas Milano vi aspetta a Cesano Boscone in via Benedetto Croce 13. Per appuntamenti o informazioni 02 45 86 72 36 sul web www.demas.net. Con il giornalino la settimana è formato ragazzi. Su ogni numero un mondo di fumetti, giochi, curiosità, giornalismo per ragazzi, rubriche sulla natura, interviste ad attori e cantanti e ai grandi dello sport. Non perdere il giornalino. Chiedilo in edicola o nella tua parrocchia. Su Telenova, canale 14 del digitale terrestre, tutti i giorni, il Rosario in diretta dal Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario in Pompei alle ore 7:20. E a seguire la Messa Feriale in diretta dal Duomo di Milano alle ore 8. Ed eccoci nuovamente insieme, abbiamo un nuovo amico, ma no, abbiamo già le immagini. Andiamo un attimo su Paolo prima di salutare. Stiamo entrando nelle case dei nostri ospiti, che ringraziamo tantissimo per l'ospitalità che ci danno. Paolo, delle risposte sull'idea di fare di due stagioni un solo Gran Premio. Per il momento sono tutti concordi con Alex Caffi, che dicono anche su 8 Gran Premi, ma sarebbe bello vedere il campione del mondo di questa stagione. Tu sei d'accordo con loro? Sì, sono d'accordo con loro. Anche a me onestamente piace di più che comunque si mantenga la titolarità separata delle due stagioni, anche se questa fosse una stagione molto ridotta, 8-10 gare, credo che avrebbe senso. E poi credo per un certo aspetto, ma lo dico proprio per mio gusto personale, l'idea di comunque assegnare questa stagione darebbe ulteriormente anche il segnale che l'emergenza è finita, cioè nel senso l'anno dopo si parte, diciamo, a bocce ferme di nuovo da zero e si fa una stagione normale, mentre darebbe quasi l'idea di un campionato emergenziale, un campionato che si unisce ad arrivare, non so, a una trentina di gare, 29 quante fossero, cioè darebbe l'idea di continuità di questa emergenza. Invece ad un certo punto l'emergenza ha una fine, si disputa il campionato anche ridotto, dopodiché nella stagione successiva si cerca di dimenticare il più rapidamente possibile quanto è accaduto, nonostante gli strascichi ci saranno. Era tanto per introdurre il calendario gare ed ora passiamo al nostro ospite, che ringrazio enormemente per essere con noi anche questa sera. Ed è con noi il direttore dell'Autodromo Nazionale di Monza, Pietro Benvenuti, che però non è a Monza, vero Pietro? Eh no Gisi, sono a Misano ormai da un po' di tempo, direi. Mi sono allontanato subito dopo le prime restrizioni, eravamo già in regime di smart working, certo. Abbiamo iniziato subito dal 26 di febbraio e quindi dopo mi sono ritrovato nella prima settimana di marzo a Misano e quindi sono rimasto qui a Misano. Ecco, guarda Pietro, ci sono tantissimi telespettatori che quando hanno visto che c'era anche il nome del direttore dell'Autodromo Nazionale di Monza in collegamento con noi questa sera, hanno detto ma quando riprendiamo, ci manca Monza, come sarà il calendario? Poi oggi è uscita anche la notizia del spostamento della gara del DTM da luglio a novembre come ultima gara in calendario, quindi non la perdiamo ma la faremo a novembre. Insomma, tu hai il polso della situazione, qual è il calendario ad oggi, chiaramente fermo restando il fatto che nessuno sa esattamente quando potremo riprendere.
Bravo Gigi, questa è la cosa che, sulla quale stiamo lavorando. Insomma, noi viviamo giorno per giorno, adesso al momento abbiamo lasciato e abbiamo confermata la gara del Cavendish ai primi 10 giorni di luglio, nei giorni di luglio, però poi dopo tutto il resto parte da settembre, dal Gran Premio d'Italia. Stiamo cercando di trovare il modo di ricollocare tutto, perché comunque, come sai, alcune gare non riusciremo a disputarle, come GT World che era prevista ad aprile, non siamo riusciti a incastrare una data fra le nostre disponibili e le loro del calendario. Per cui ci stiamo lavorando, il DTM sinceramente abbiamo fatto un buono sforzo, grazie anche, direi, anche ai nostri clienti che in questo periodo sono molto disponibili tutti a fare un po' di cambiamento di date pur di salvare la stagione. Per cui abbiamo trovato la disponibilità ad andare a metà novembre, e sarà anche la gara di chiusura del DTM, quindi potrebbe essere anche una bella occasione per tutti noi per fare un po' di festa. E le altre gare stiamo cercando di riallocarle tutte. È logico che il problema nasce anche con il WEC, perché la 24 ore di Le Mans spostata a fine settembre naturalmente non può dare modo a tanti team di poter venire poi subito dopo a Monza. Quindi stiamo ragionando e stiamo cercando di trovare una sistemazione. Penso più che andremo però sinceramente al 2021, e quindi è tutto in divenire, ecco. Naturalmente ci avremo un settembre, ottobre, novembre molto intensi, questo sì. Certo, i mesi di luglio e agosto non vengono presi in considerazione da voi, nel caso fossero disponibili e liberi, per quali ragioni? Allora, luglio, perché noi avevamo programmato di fare alcuni interventi che adesso sinceramente stiamo cercando di spostare nel mese naturalmente di maggio e primi di giugno. E l'altro perché, come tutti, in quel periodo lì era previsto un periodo di stop. Adesso si sta ridiscutendo tutto, però capisci che quelle andiamo un po' per gradi, quindi quelli che avevano le gare in previsione a fine marzo, primi di aprile, stanno tutti cercando di spostarle in quei mesi lì, e andando a fare un po' di concatenamenti purtroppo non ci sono molte chance, anche perché poi dopo noi comunque considera i 15 giorni da metà agosto. Dobbiamo prepararci per il Gran Premio, e quindi è tutta una serie di cantieri che si vengono a creare, non possiamo avere altri eventi. Poi quest'anno appunto la Formula 1 è anche la prima settimana di settembre, quindi siamo ancora più anticipati, quindi è per questo il motivo per cui non abbiamo grosse attività, non possiamo fare attività più di tanto nel periodo di luglio e agosto. E senti, è uscita proprio in questi giorni la notizia da parte del presidente della Citalia, il dottor Sticchi Damiani, l'ingegnere Sticchi Damiani, che le prevendite del Gran Premio d'Italia vanno al di là delle migliori previsioni, un più 30% rispetto all'anno scorso. Il nostro pubblico l'ha sottolineato questo dato e spera davvero di esserci, perché molti hanno già acquistato il biglietto. Possiamo essere ottimisti per quella data? Il tuo parere personale? Guarda, stiamo lavorando per quello, i dati che il Presidente ha dato naturalmente sono dati reali, e io penso sia dovuto proprio un po' a quella che è la passione degli italiani, e quindi il fatto della Ferrari l'anno scorso, di questo binomio Leclerc e Ferrari, che comunque sta animando e entusiasmando tutti, noi abbiamo tutti questa curiosità oggi di capire quanto sia veramente forte questo binomio e quanto Vettel sia pronto a fare una riscossa. E poi penso anche che con le voci appunto che ci sono di questi gran premi in Europa che
quelli di maggio, bene o male, sono tutti spostati o rimandati o addirittura cancellati come in Monaco, sicuramente Monza sia il momento di attrazione, un momento interessante per tutti i tifosi che magari non riescono ad andare a vedere quei Gran Premi lì. Per cui ci stiamo lavorando e siamo come tutti molto fiduciosi che sia magari l'evento importante a livello internazionale che fa ripartire la nostra Italia. Quando prevedi di rientrare a Monza? Guarda, se fosse per me direi domani. Il problema è che qui non sappiamo veramente quando cosa succederà. È logico che rispettiamo e rispetto con religiosa e diciamo rettitudine queste disposizioni che vengono date all'autorità, perché comunque dobbiamo essere i primi noi a dare un esempio che quando le cose vanno fatte perché c'è un programma dobbiamo rispettarle per capire anche dove andiamo, e quindi è giusto che stiamo qua. Mi manca molto Monza, mi manca molto il circuito, mi mancano i miei ragazzi e soprattutto poi dai, ci manca un po' questo programma che ancora sta crescendo e non sappiamo che cosa succederà. Questa incertezza, stiamo lavorando come se fossimo sicuri di fare tutte le attività, perché questo è il nostro spirito, è la nostra missione, però effettivamente questa incertezza che è sui Gran Premi, dalla Formula 1 alla MotoGP e a tutte le altre gare, un po' pesa, ecco. Assolutamente sì, però bisogna essere positivi ed ottimisti, quindi speriamo di vederci presto in quel di Monza, ok? Assolutamente sì, anzi, è una bella... sarà un'occasione per fare una bella rimpatriata se anche Paolo sarà libero da impegni con la Formula 1. Ah, certamente, certamente. Ritorneremo, speriamo di non dover ritornare ancora ospite a casa tua a Misano, ma averti qui ospite nei nostri studi ben presto. Ben volentieri. Grazie. Assolutamente sì. Grazie mille. A Pietro. Ciao Paolo. Ciao. Ciao, arrivederci. Andiamo immediatamente in pubblicità. Abbiamo un altro ospite che è immediatamente lì sull'uscio pronto ad entrare nel contesto della diretta. Grazie a Pietro, benvenuti. Demas Milano è un atelier specializzato in abiti da cerimonia per lo sposo, la sposa, i testimoni e gli invitati. Avrete la possibilità di scegliere tra i capi disegnati dai migliori stilisti italiani e internazionali, tra cui Pronovia, Sposa Clara, Pignatelli, Armani, Petrelli, Versace, Lubiam, o tra quelli della collezione Demas Privé. Con oltre 6.000 metri quadri di esposizione e 30 anni di esperienza, Demas Milano vi aspetta a Cesano Boscone in via Benedetto Croce 13. Per appuntamenti o informazioni 02 45 86 72 36 sul web www.demas.net. Creata per la cura del viso e della pelle, la linea 51.3 di Ardex è stata tra le prime a utilizzare la linfa di vite come base delle sue produzioni. La capacità di migliorare la circolazione, di armonizzare la produzione di melanina, di ridurre gli arrossamenti e le macchie della pelle, l'impiego della linfa di vite, dell'acqua di kiwi da coltivazione biologica carica di vitamina C, del ginseng che migliorano la microcircolazione, permettono ai prodotti 51.3 di essere efficaci anti-age. La linea 51.3 è priva di parabeni, di coloranti, OGM, di siliconi e derivati del petrolio. I prodotti non sono testati su animali. Puoi trovare tutta la linea Ardex 51.3 sul sito ardexshop.com. Hai già scoperto il mensile Benessere? Ha un approccio tutto nuovo ai temi della salute. Con Benessere ti prendi cura del tuo corpo, mantieni un equilibrio interiore e vivi in armonia con te e con gli altri. Solo così puoi stare davvero bene sotto tutti i punti di vista. Non perdere il nuovo Benessere. In edicola soli 2,90€. Balzola piccante, non come il mio Giovanni, che di piccante anga proprio più niente. Balzola piccante, stagionato e stuzzicante, per veri intenditori.
Ed eccoci nuovamente insieme per andare a parlare di un altro argomento, lo vedete già in collegamento, ma prima di parlare con Daniele Carli, che è il responsabile marketing del Team Pata, parleremo di sponsor e come stanno pensando gli sponsor di incidere sulla stagione che in questo momento ancora non è partita neanche per le due ruote. Volevo far intervenire Paolo Filisetti con una domanda che ci arriva dai tanti di voi che ci stanno scrivendo. Credo che sarà difficile che si possa correre anche in condizioni al meglio, se si faranno gare saranno poche a porte chiuse. Gigi da Ospitaletto la pensa in questo modo, ma una Formula 1 a porte chiuse, che ne dici Paolo? Ma no, credo che la possibilità che si disputino dei Gran Premi a porte chiuse è assolutamente da scartare. Addirittura la testimonianza l'abbiamo avuta proprio anche in occasione del Gran Premio di Australia. Certo, eravamo immediatamente sotto la testimonianza immediata di un positivo, cioè il meccanico della McLaren, però ciò detto è stata scartata a priori la possibilità che si potesse disputare il Gran Premio a porte chiuse, quindi assolutamente non penso che ciò avverrà. Al massimo si disputeranno pochi Gran Premi, ma saranno aperti al pubblico. Bene, e allora andiamo dal nostro ospite, ringraziamo anche Daniele Carli per averci ospitato lì dove c'è la sede del Marketing Pata. Daniele Carli, molti degli appassionati delle due ruote lo ricordano come team manager della DFX, squadra veronese che tra gli altri ha fatto correre anche un certo Noriyuki Haga, chi non se lo ricorda, il campione, il fuoriclasse giapponese. Daniele Carli oggi invece lavora per Pata Marketing. La Pata è presente come sponsor importante nel mondiale Superbike, ma è anche presente in Moto2, Moto3, quindi nella MotoGP. Che cosa succede visto che né la Superbike riesce a gareggiare e neanche la MotoGP riesce a partire, se non Moto2 e Moto3 proprio in Qatar? Che cosa succederà con le sponsorizzazioni? Daniele Carli, grazie per essere con noi. Grazie a voi, saluto tutti. Questa situazione mi sembra che sia un po' a pari passo con tutti gli sport. Chi salta un campionato salta le Olimpiadi, la Superbike salterà qualche gara e secondo me gli sponsor saranno molto più meno presenti secondo me per quanto riguarda il campionato e dovranno più che altro gestire le loro aziende. Quindi sicuramente, come già ci hanno annunciato gli sponsor principali, si adegueranno al numero delle gare che verranno disputate e per questo faranno una riduzione in base a quello che verrà emesso nelle TV oppure nei campionati. Insomma, questa è la prima fase che già ci hanno avvisato. Quindi dividerete, andrete a calcolare quante gare si effettueranno e pagherete le gare che si effettueranno, mentre quelle che non si sono disputate non saranno pagate. Esattamente, una cosa del genere. E già sarebbe un bel risultato per come sta andando la stagione, perché secondo me qua cominceranno a saltare qualche altra gara, maggio sicuramente darà tutto perso. Giugno e in forse speriamo per luglio di cominciare e fortunatamente la Superbike non ha tutte le gare che c'ha la MotoGP, che c'ha la Formula 1, faremo magari anche 8 gare ancora su altre 11 che mancano e dovremo riuscire a completare il campionato sempre permettendo a questa pandemia. Ecco, le squadre in questo momento, voi siete il team Yamaha, sono ferme oppure in qualche modo dentro le officine si sta operando? No, sono tutti fermi, ognuno è fermo a casa propria, i meccanici sono rientrati e i piloti si stanno allenando per conto proprio, quello che possono fare se sono attrezzati con piccole palestre in casa propria e si stanno allenando come possono, come più o meno penso che facciano un po' gli altri.
Questa pandemia cambierà il volto del motociclismo, a livello superbike, a livello MotoGP? Le squadre più piccole potrebbero soffrirne, oppure le squadre anche di media statura potrebbero soffrirne per la mancanza di sponsor, aziende che a loro volta soffrono sul mercato e sono costrette a ritirare magari l'appoggio e la sponsorizzazione? Cosa potrebbe accadere, Daniele Carli? Potrebbe succedere l'inverosimile. Secondo me le squadre ufficiali potranno tenere alto il titolo perché loro devono vendere il prodotto, ma le case private, che sono appoggiate solo esclusivamente ad aziende del settore e appassionati, che avranno da gestire per primis la loro azienda, che dopo questa pandemia non so le aziende italiane a che punto saranno messe e quale supporto arriverà da parte del governo, ma ci sarà una pandemia dello sport dopo di questo virus micidiale. Quindi non solo il motociclismo, lo stadio, il calcio, chi va, chi non va, saremo tutti terrorizzati, andremo con le maschere, senza maschere. Speriamo che qualcosa si metta in riga, perché noi siamo forti e vogliamo iniziare e stare tutti lì a guardare i nostri sportivi e tutte le nostre competizioni. Però dobbiamo prendere un bel po' di fiducia, secondo me. Oggi quanti siete schierati? Quanti eravate schierati in Australia? Beh, solo per il team ufficiale 22 persone erano tutte schierate in Australia. No, io sto parlando di quanti piloti c'erano in Australia che hanno fatto partire il primo Gran Premio della stagione. Erano 17 piloti, erano. Sì, circa una ventina. Se sì. Ripartirete in luglio, presumibilmente quanti ne ritroverete sulla griglia? Io spero trovarne di più, però vedremo a luglio, se sarà luglio. Oppure spero di fare una gara ogni domenica, così almeno sarà più divertente seguirle una vicino all'altra. Ecco, come sta andando in casa Pata? È un settore degli alimentari, non dovrebbe soffrire più di tanto questa situazione? O comunque è toccata? Pata è leggermente toccata per quanto riguarda che è lì vicino le zone di Brescia e Bergamo, ma fortunatamente è stata sfiorata, sfiorata da questa pandemia. È un'azienda alimentare, sta funzionando tutto alla grande, ha aumentato le vendite, perché quando succede queste cose qua di crisi i generi alimentari sono i primi a essere richiesti, e questa è uno di quelli. Bene, grazie Daniele Carli, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo, speriamo di cavarcela, speriamo di poter ripartire, rivedere magari la Superbike ripartire da Misano, potrebbe essere fattibile? Sarebbe una gran bella cosa ripartire da Misano, perché vuol dire che dall'Italia intanto cominciamo a essere fuori da questa tempesta bubonica che ci sta serragliando tutti nelle case, che non ne possiamo più. Bene, grazie a Daniele Carli, e noi andiamo ancora un attimo in pubblicità, ritorneremo ancora con un ospite, questa volta di Milano. Ciao, grazie. Alta i ladri, è arrivato Eco 3 Top. Quando la sicurezza è indispensabile per la protezione della tua casa e la serenità dei tuoi cari, Eco 3 Top, il geniale e rivoluzionario cancelletto di sicurezza per la tua casa. Sicuro, inattaccabile, elegante, confortevole, certificato in classe 3, anti-effrazione. Eco 3 Top è sicuro, con una costruzione geniale e rivoluzionaria, con ampi spazi fra le ante e il telaio, dove è praticamente impossibile ogni tipo di effrazione con leve o piede di porco, con serratura a doppio pistone, avente corsa 35 mm e 18 mm di diametro antitaglio, con cerniera a scomparsa completamente incassata nell'anta e nel telaio perimetrale, con snodo brevettato incassato nel telaio per una maggiore sicurezza ed eleganza, ineguagliabile. Eco 3 Top è inattaccabile e unico.
dotato anche di un rivoluzionario impianto d'allarme, eviterà ogni tipo di effrazione da taglio o sfondamento, segnalando ogni tentativo di scasso e anche l'eventuale mancata chiusura della serratura. Una doppia sicurezza, cancelletto e impianto d'allarme insieme. Due mezzi di difesa estremamente affidabili, in un unico sistema di sicurezza, al prezzo di uno. Perché spendere il doppio? Eco 3 Top è elegante, realizzato con un design semplice e piacevole, non ostacola eccessivamente il passaggio di luce. Oltre alla massima sicurezza e resistenza, dona anche eleganza alla vostra casa. Eco 3 Top è confortevole, grazie alla zanzariera integrata in uno spazio ridotto di soli 70 mm, aumenterà il comfort della vostra casa, difendendovi anche da insetti e zanzare. Eco 3 Top è economico, ad un prezzo sbalorditivo. Con un prezzo estremamente conveniente, vi permetterà di proteggere la vostra casa con la massima sicurezza ad un prezzo accessibile, pari a quello di un comune cancelletto privo di certificazione e garanzia. Perché Eco 3 Top è molto più di un semplice cancelletto. La sua tecnologia d'avanguardia, unita ad uno straordinario impianto d'allarme di ultima generazione, sono un sistema di difesa estremamente affidabile. Una doppia sicurezza al prezzo di una. Perché spendere il doppio? Con Eco 3 Top, la sicurezza per la vostra casa non è più un lusso. Contattateci per informazioni, per un preventivo gratuito o venite a trovarci nei nostri showroom, dove vi renderete conto che con Ferrinox la sicurezza è di casa. Con Eco 3 Top, doppiamente sicuri, doppiamente soddisfatti. Eccoci nuovamente insieme, l'avevo annunciato all'inizio del programma e ce l'abbiamo con noi, dovrebbe essere collegato, eccolo qui, Oscar Verselli. Ciao Oscar! Ciao a tutti! Senti, ciao, buonasera! Io ho detto che ti avrei voluto... A tutti gli ascoltatori! Ti avrei voluto comunque qui, ma tu non sei potuto venire, cosa ti ha bloccato in casa? Gigi, io vivo in centro Milano, come ben sai, in un cortile, uno dei, tra l'altro, dei migliaia di casi positivi è in cortile. In cortile non è successo niente perché il palazzo di fronte, dall'altra parte del cortile, però sono venuti a autodisinfettare così, e almeno fino a domenica può uscire uno alla volta solo per farmacia, il pane, certo, i giornali, 10 minuti. Quindi, e allora la preferenza, la precedenza è chi ha così, ha più problemi di me, ha figli e via via. E allora abbiamo detto, beh, sono 2 settimane che sono un leone in gabbia, stiamoci un giorno in più. Allora Oscar, qual è il tuo pensiero in merito alla situazione che stiamo vivendo, a questa Formula 1 bloccata che lo sarà chissà per quanto tempo, quali danni subirà secondo te, quale sarà la ripresa e se si riprenderà come, in che condizioni, chi ne guadagnerà e chi invece potrebbe alzare bandiera bianca? Il tuo pensiero qual è? In questi giorni cosa hai maturato dentro? Ma Gigi, io immagini questi giorni di inattività, a parte che sono un lettore compulsivo, però telefonate, addetti ai lavori, agli amici, anche solo per leccarsi le ferite, e poi tanti internet. E cosa vuoi che ti dica? Io sono abbastanza pessimista, io sono un guascone, un ottimista per natura, però la vedo veramente male, ho il polso della situazione anche in un'altra branchia del motorsport, che tu sai, di cui io mi occupo direttamente. Certo. E qui, cioè, io mi auspico veramente che si possa partire a luglio, ma non la vedo chiarissima. Sarebbe fantastico che il primo Gran Premio fosse Monza, sarebbe anche simbolico, come per dire ritorniamo alla vita, no? Noi che abbiamo cominciato per primi, noi Italia, che in teoria finiremo per primi, però capisci che la Formula 1 è una cosa internazionale. Metti che noi siamo fuori dal baratro, magari da un mese, ma gli altri sono inglesi, tedeschi, americani, giapponesi, austriaci. Se uno di loro ha un problema, non vengono. Quindi non la vedo. E poi
è tutto proprio da venire, perché metti che è tutto perfetto, tutto organizzato come l'Australia, e basta che uno quella la sera prima risulti positivo, cosa succede? Cioè davvero non so. E poi un campionato così, sì, io ricordo i miei anni d'oro, erano 15-16 gran premi, ma si riusciranno a fare? Perché se sono 10-12 fai il campione 2020, tiri una riga e riparti, ti sei tappato il naso ma hai fatto comunque. Ma se sono 7-8, che campionato del mondo sarà? Non lo so, lo attacchiamo l'anno prossimo, boh. Cioè, esatto, abbiamo lanciato anche questa idea questa sera, poter agganciare il 2020 con il 2021, dopotutto hanno mantenuto in essere lo stesso identico regolamento, le stesse vetture, e ci sente anche Paolo. Paolo. Dici, guarda, sì, lo vedo anche Paolo, tecnicamente non fa una grinza, perché si potrebbe veramente fare una cosa simile, certo se sono, ti ripeto, almeno 12 gran premi direi di no, io sono per dare il campionato 2020 comunque anche corto, ma ha una sua valenza sia tecnica sia sportiva. Certo, se sono le gare, se cominciamo davvero a settembre e se ne fanno 5-6, non lo vedo un campionato del mondo, allora è meglio attaccarlo l'anno prossimo e fare un campionato solo. Io, tecnicamente non fa, pensa che io non voglio autoreferenziarmi perché sennò sembra che lo dica apposta, ma il lunedì scorso sulla pagina nostra di Facebook, la pagina di griglia di partenza, sì, avevo paventato dicendo: ma signori, ma ci sono delle squadre sull'orlo del baratro, non hanno un soldo, non si incasserà, non sappiamo la reazione degli sponsor. In tutti i modi i premi FOCA, no, i premi lì del Liberty Media saranno dati in forma ridottissima, perché sono in proporzione al numero delle gare che vai a fare. Hanno fatto delle macchine nuove stupende, bisogna a metà stagione, e probabilmente metà stagione non si sarà ancora cominciata questa, già pensare alle macchine 2021, ma spattate tutto di un anno e cominciamo 2022. Due giorni dopo, mercoledì, Binotto ha detto questa cosa, forti del loro diritto di veto, all'insieme di tutto è passata subito ed è fatta una cosa sensata, intelligentissima. Perché altrimenti sarebbe stato veramente, cioè, mi fa ridere, 175 milioni di budget cap, ma ragazzi, ma tolti gli stipendi e i tre stipendi migliori, il catering, le promozioni sono fuori, ma nessuna squadra in Formula 1, tolte le tre gemelle, spende 175 milioni neanche adesso, quindi tolti quelle cose lì, quindi è un budget cap per ridere, dove troverebbero i soldi per fare le macchine nuove 2021? Quindi questa è stata una cosa intelligentissima. Se per causa di forza maggiore, e mi auspico il contrario assolutamente, ma se fossero pochissime le gare possibili quest'anno, allora perché no, attacchiamole l'anno prossimo e via, andiamo, almeno la torta torna a essere quella che permette alle squadre di sopravvivere, se no non vedo proprio come. Assolutamente. Quali sono le squadre che secondo te rischiano di non poter ripartire? Ma, sai, io i conti in tasca alla gente non li voglio fare, però è sulla bocca di tutti. Magari Haas è l'uomo più ricco del mondo, ma avrà voglia di spendere ancora soldi in una Formula 1 così? La Williams ha un engineering che guadagna un sacco di soldi, ma sono stati talmente intelligenti in questi due anni di vacche magre come risultati ergo sponsor in Formula 1 da scindere le società. Hanno l'engineering che va a gonfie vele, guadagna un sacco di soldi ed è uno di quelli che adesso ha convertito proprio per aiutare gli ospedali insieme a Ferrari e Mercedes a fare i ventilatori, a fare altre cose perché sono forti, ma la Formula 1 la vedo male. Avranno voglia e soldi da spendere in questa Formula 1 se non cambiano le cose? Quindi sono le domande che ci facciamo. Poi gli altri, sai, il papà Stroll è ricco come il mare, va bene, le sue aziende vengono da altri settori. Come andranno questi settori dopo la pandemia? Sono tutti punti di domanda. Io ho tolte le tre gemelle e qui torno al mio sogno che si possa comprare le macchine dell'anno prima delle grandi squadre, magari mettendo un cap sportivo under 23, cioè inventatevi quello che volete, ma sai cosa vorrebbe dire? Intanto vedi delle macchine competitive, non che prendono 4 secondi, e poi così fai vivere delle squadre che dimezzerebbero i loro costi. Cioè già è un po' così, almeno con tre squadre, perché Toro Rosso, Haas
e Alpha Point, no, come si chiamano? Sì, Alpha Point. Racing Point, sono già un po' così. Se questo diventasse legge o liberalizzata, altri penserebbero a comprare la Ferrari, a comprare una Red Bull, che so io. Magari, ti ripeto, mettendo un tappo sportivo, un Under 23. Paolo, un under Paolo 23. È una proposta sensata quella che sta facendo Oscar? Ma è una proposta sensata, l'unica cosa è che è una proposta che può avere effetto solamente dal 2022 a questo punto. Sì, perché oramai, avendo mantenuto appunto le macchine 2020, che era la cosa più logica da fare anche per la prossima stagione, è chiaro che potrebbe avvenire nel 2022. Però nel 2022 appunto tu dovresti vendere a quel punto le macchine nuove, perché ovviamente se nel 2022 cambia il campionato, a quel punto non hai la possibilità di adottare una macchina vecchia, e quindi in quel caso si estremizzerebbe ancora di più questo concetto, cioè hai la macchina contemporanea a quella del team ufficiale. Quindi è bella, ma secondo me onestamente bisogna veramente auspicare che non ci siano delle resistenze. È ovvio che, come abbiamo potuto vedere la settimana scorsa, quando è stata appunto accettata facilissimamente all'unanimità la proposta di mantenere il regolamento ancora in vigore per un altro anno, posticipando le regole del 2021 all'anno seguente, bene, ma voglio riuscire a capire nel lungo periodo se i team appunto avranno la consapevolezza della necessità appunto di superare tutti quegli scogli che per anni, ma decine di anni oramai, hanno dimostrato che appunto la Formula 1 viveva in un ambito ben distante dalla realtà, ecco. La realtà. Sì, guarda, questa idea sarebbe stata fantastica, un nostro cavallo di battaglia fino a ieri, e lo sarebbe da domani in poi. Adesso è coincisa in un momento terribile dove cambierà radicalmente la macchina, ma chi se ne può permettere, Paolo? Se corri quest'anno 7-8 Gran Premi, quindi gli incassi di 7-8 Gran Premi, dove trovano i quattrini per fare la macchina nuova? Quindi bisogna prendere gli incassi anche del 2020, perché cambia totalmente il regolamento. E sai, è una cosa da vedere. E poi vi ripeto, io mi auspico e sogno di cominciare domani, sono un leone in gabbia, non ce la faccio più, però non capisco come si possa, perché magari in Italia finisce tutto. Arriva un inglese che ce l'ha, chiudi, come fai? Arriva un tedesco che ce l'ha, cosa fai? È troppo aleatoria la cosa, e chi fa investimenti importanti non li può fare sperando che non succeda. Ci vogliono delle certezze, cioè non parlo di chi lavora e vive di quello, perché gli addetti ai lavori e le squadre farebbero, perché vivono di quello, ma io parlo dei supporter, chi vive d'altro, e questa è una forma di promozione, cioè ci crederanno, investiranno, non lo so. Cioè, io non credo che però dipenderà solo dalla Formula 1, credo che dipenderà dagli sport in generale, che la Formula 1 ad un certo punto si adeguerà a quelle che saranno le scelte anche di altri sport, perché in questo momento chi stiamo vedendo, che è uno sport che secondo me dimostra ancora di essere abbastanza lontano dalla realtà, nonostante si sia adeguato a cattiva, cioè con malavoglia, è il calcio. Tu sai benissimo che già stanno ragionando, facciamo le partite a maggio, che poi maggio è dietro l'angolo, quindi io parto dal presupposto che nel momento in cui uno sport come il calcio riprenderà, questo sarà imitato, purtroppo, forse, io dico purtroppo nel senso che probabilmente non ci saranno tutte le condizioni di sicurezza che tu richiedi e che tutti richiediamo, ma ho la sensazione che ad un certo punto purtroppo una mano verrà forzata. Io ho questa sensazione invece. Io temo che sia questa cosa, però il calcio se riprendesse, ok, ha degli stranieri, ma sono qua, vivono qui, sono circoscritti qui, non vanno domenica a correre in Inghilterra, la domenica dopo in Giappone, domenica dopo, cioè sì, ho capito, è terribile. Questo è terribile, perché se tu il calcio lo fai qui, bene, la pandemia sembra ridimensionata, ok, non li facciamo uscire, non li facciamo entrare e andiamo a giocare. Però sai, andiamo da Brescia a Roma, non andiamo in Giappone o in Canada. Cioè, e ti ripeto, poi vai là col rischio che il venerdì arrivi e il venerdì c'è un positivo. Cosa fai? Andiamo a casa? No, certo. Fallisci, Bene. È troppo aleatoria. E guarda che detto da me, che sono il re degli ottimisti, io vedo, te l'ho detto, mi occupo d'altro, però mille miglia storica saltata, ok? Ma perché? Perché
non è una questione, 5.000 ricchi nel mondo che hanno quelle macchine stupende da sogno, ci saranno sempre, ma non ci vengono perché temono tutte queste cose. Certo, e devo dire, i Story Gran Primo Monaco e tutte quelle cose lì, ma non è quello, è che gli stessi clienti, clienti che avrebbero fatto queste cose, magari abbiamo in ballo altre cose. Sto cominciando a sentirmi dire: Oscar, va tutto bene, ma aspettiamo un attimo. Certo, certo. Oscar, ti devo ringraziare. Oscar, ti devo ringraziare, ma il tempo ormai sta per concludersi, quindi speriamo di poterci vedere in questo studio, non giovedì prossimo, tra una quindicina di giorni. Appena mi mollano io arrivo, eh? Ok? Sicuro? Appena mi mollano io arrivo. Ho voglia, va bene. Non credevo che l'avrei mai più detto, ho voglia di andare a lavorare, pensa a te. Grazie Oscar, in bocca al lupo e buon weekend. Ciao, buonasera a tutti ragazzi, chi ha pazienza e voglia di sentirci anche a parlare di politica più che di sport. Ciao, grazie Oscar, grazie mille, grazie per essere stato con noi questa sera. Abbiamo ancora un ospite perché abbiamo saputo che c'è anche la sensibilità della solidarietà e c'è chi nel motorsport ci ha voluto mettere la faccia. Si sta muovendo la solidarietà anche in Formula 1 intanto, Paolo, perché abbiamo proprio letto oggi dalla Gazzetta dello Sport, il quotidiano per il quale collabori anche tu, che tecnici, ingegneri di varie squadre della Formula 1 vengono messi a disposizione degli ospedali e delle aziende, soprattutto che realizzano quelli ormai diventati famosi con il nome di ventilatori, questi polmoni artificiali, vero? Sì, assolutamente sì. Sicuramente sia in Italia, ma questo poi anche in Inghilterra, dove svariati team appunto collaborano alla realizzazione di numerosi elementi, ma soprattutto anche parti di ricambio. In primis perché ad esempio per quanto riguarda l'Italia, una società che è la SIARE, che è specializzata appunto nella produzione di questi ventilatori, si è trovata nella difficoltà di poter far fronte alle crescenti richieste che comporterebbe la realizzazione di 500 respiratori al mese, ventilatori al mese, quando la loro capacità produttiva era di 125, ma addirittura ridotta perché anche alcune aziende della loro filiera che gli davano appunto elementi, parti di questi ventilatori, appunto, sono chiuse da questa situazione. Quindi la capacità, diciamo, di intervento, di rapida prototipizzazione di alcuni elementi tipo valvole o parti di questo genere sono appunto utilizzate e realizzate dai team di Formula 1, nella fattispecie in questo caso da parte della Ferrari. Abbiamo appunto anche la FCA nella sua globalità che agisce in questo, certo, senso, e poi, come vi ho detto, anche i team inglesi. Ecco, vediamo se abbiamo l'ultimo ospite di questa sera che è con noi. Sì, eccola lì. Ciao Claudia. Gigi, ciao Paolo. Allora, sono contenta di esserci proprio al volo nel rush finale. Però ci tenevo moltissimo. Allora, abbiamo parlato di solidarietà da parte delle squadre che hanno offerto il loro know-how e i loro tecnici a tutte quelle case che si adoperano per la produzione dei ventilatori, ma solidarietà qui significa anche raccolta di fondi per aiutare gli ospedali. E tu, tra le primissime, volto del motorsport, ci hai messo la tua faccia a favore di chi e di che cosa, Claudia? A favore di una bellissima iniziativa. Ti puoi abbassare leggermente perché ti vediamo un po' tagliata in testa. Sì, allora aspetta che provo a vedere spostare il mio iPad per questo collegamento, magari spostarmi un po' indietro. Ok, perfetto allora, così, vai. Allora, io oggi ho voluto postare su Instagram e aderire a questa meravigliosa iniziativa di Banca Mediolanum, che vuole sostenere alcuni degli ospedali che naturalmente sono schierati in prima linea per la lotta contro il Covid-19
Pensa, sono già arrivati a 1.250.000 euro, quindi è una raccolta davvero molto importante. Quindi il mio messaggio oggi attraverso i miei social, attraverso Instagram, è stato quello proprio di fare un'offerta, di devolvere, ma anche solo di postare un tam tam a favore di questa bellissima iniziativa, per magari vedere un po' quella che è che sono esattamente che è la funzione di questa iniziativa. Vi suggerirei di andare a vedere bmed.it sacco, e quindi vi renderete conto tutto quello che verrà fatto e che già è stato fatto. Quindi è qualcosa di veramente molto importante. Con l'hashtag insieme ce la faremo. Quindi questo, naturalmente, chiocciola Banca Mediolanum. Tu lo sai, io sono a Mediaset da tutta la vita, a Mediolanum siamo cugini, con Mediolanum cugini primi, quindi mi è sembrato giusto e doveroso partecipare, ma soprattutto in questo momento di mondo così difficile, di vita così dedicata e così grave, una situazione veramente che merita che ognuno lo sforzo di ognuno di noi, e quindi io ho voluto metterci. Certamente, Claudia, noi abbiamo cercato questa sera di passare due ore in una, diciamo, tra virgolette, serenità, tuffandoci dentro la nostra passione, che è quella per il motorsport, parlando di Formula 1, questa Formula 1 che difficilmente potrà riprendere il percorso che ha lasciato là a Melbourne, nel Gran Premio d'Australia. Il tuo punto di vista, che Formula 1 rivivremo quando sarà possibile rimettere in pista il tutto? Allora, io adesso vi voglio far sorridere un po', Paolo, soprattutto voglio il tuo sorriso. Allora, prima di tutto, ha ragione il team principal dell'Alfa Tauri, Franz Tost, che ha detto: beh, se non altro guardiamo il lato positivo, che in questa stagione abbiamo risparmiato lo sviluppo, perché la stagione partirà a metà. E quindi, vabbè, a parte i regolamenti che prevedono che partano dal 2022, quindi quelli nuovi, quindi comunque si continuerà anche l'anno prossimo, però effettivamente guardiamola sotto questo punto di vista, certo. Anche se in realtà ci sono perdite esagerate, anche ovviamente anche dal punto di vista economico, oltre che dello sport. Poi ho sentito questa sera, perché vi ho seguito naturalmente, Pietro Benvenuti, che saluto, perché lo sai Gigi, io sono molto legata e lo ammiro moltissimo e lo stimo tantissimo, quindi io come te, come tutti voi, come tutti gli italiani, sarei veramente felice. Da una parte mi auguro che riparta molto prima ovviamente il campionato del mondo di Formula 1, ma se dovesse ripartire da Monza, allora butto lì questa. Voi avete fatto una supposizione che potrebbe essere verosimile, cioè di fare un campionato del mondo che parte da metà anno e da metà stagione e magari si aggancia a quella successiva, per raggiungere gli otto Gran Premi o comunque superarli, per fare un campionato intero. Io invece ne butto lì un'altra, così come la Formula E, magari, perché no, un doppio Gran Premio d'Italia. Lo sappiamo, per esempio, Berlino e New York, per quel che riguarda la Formula E, proprio per recuperare, perché certo. Anche loro naturalmente... Claudia, ti devo stoppare perché siamo veramente alle conclusioni, quindi grazie per essere stata con noi. E anche questa. Speriamo di rivederci davvero presto qui in studio. E a Paolo Filisetti, ciao Claudia, grazie. Paolo Filisetti, vediamolo. Ciao Paolo. Ciao. Noi stiamo progettando qualcosa per il pubblico, vero Paolo? Ci proviamo, ci proviamo, però lasciamolo a mo' di sorpresa. Assolutamente, non riveliamo nessun dettaglio ancora. Però... Ok. Grazie mille Paolo, anche a te per il contributo che hai potuto dare e voluto dare a questa puntata speciale. Noi sabato prossimo, giovedì prossimo, lo ricordo, manderemo in onda anche per festeggiare un po' i suoi 60 anni compiuti sabato scorso, la puntata dedicata ad Ayrton Senna, bella, intensa ed emozionante fino alla fine, con Ezio Zermiani e Oscar Berselli che ce l'hanno raccontata, e poi cercheremo di ritornare ancora in diretta con tutte le ultime e la sorpresa che speriamo con Paolo di potervi fare. Ora ci rimettiamo la nostra mascherina e ognuno nella propria abitazione. Grazie Paolo, a presto. Grazie a tutti voi. Ci vediamo tra 15 giorni.
Creata per la cura del viso e della pelle, la linea 51.3 di Ardex è stata tra le prime a utilizzare la linfa di vite come base delle sue produzioni. La capacità di migliorare la circolazione, di armonizzare la produzione di melanina, di ridurre gli arrossamenti e le macchie della pelle, l'impiego della linfa di vite, dell'acqua di kiwi da coltivazione.